andiamo di voce. Allora, scusate, iniziamo. Volevo partire ringraziandovi assolutamente della partecipazione e ringraziandovi perché per essere tutti qua, per essere qua. Allora, io faccio una cosa brevissima perché darò la parola a Marco. Intanto ve lo presento, Marco Lombardo, vice segretario della Federazione di Bologna, che è qui con noi. Insieme a noi ci sono dei candidati al Consiglio regionale, che presenterà Marco uno a uno, dando opportunità a loro di dire, di presentarsi. Questa sera, la convocazione di stasera dell'attivo era per intanto dare informazioni, cominciare a presentare i candidati presenti per le elezioni regionali che si terranno il giorno 23 di novembre. Sembra banale dire si terranno il 23 di novembre, ma il sentire che c'è, che abbiamo provato in giro, è che proprio c'è un disinteresse, c'è una non informazione, una poca volontà di informarsi per questo evento. Questa è una grande preoccupazione che noi abbiamo. Oggi abbiamo aperto i primi banchetti qui a Castenaso, poi sapete che ci sarà una serie di banchetti il mercoledì e il sabato per informare il più possibile la gente perché possa andare a votare, che è la preoccupazione più grande. Sapete, il candidato presidente della regione è Bonaccini, Stefano Bonaccini. Abbiamo fatto le primarie, il risultato delle primarie non posso dire come è buona, chi ha vinto bene, come si dice, però quello che ci ha preoccupato di più è stata la partecipazione a queste primarie. Allora io credo, che dovremmo impegnarci fino al 23 per informare la gente, per invitarli a votare. Capisco, non abbiamo neanche una elezione di traino che ci possa portare la gente a votare. È comunque un avvenimento molto importante per il nostro territorio, per la nostra regione. In Regione Emilia-Romagna si amministra quello che è il welfare del nostro territorio, la sanità, il sociale, quindi credo che noi dovremmo trasmettere questo messaggio alla gente, che ci si sta decidendo chi governerà queste cose e chi dovrà dare delle risposte, delle proposte perché si possa migliorare il nostro sistema di welfare, il nostro sistema sanitario, in una regione che ha già un buon sistema. Quindi credo che però sia necessario fare le proposte e impegnarci perché si possa davvero dare una risposta migliore. Allora io non voglio tediarvi ancora di più, vi ringrazio ancora, adesso la parola a Marco che ci presenterà i candidati e l'indirizzo del programma che ci sono. Grazie Giuliano di questo invito e grazie a tutti quanti voi per essere venuti qui questa sera. Per me è un gradito ritorno, visto che lunedì ho partecipato a un'iniziativa sulla buona scuola qui a Castenaso e oggi invece il tema della serata è quello delle elezioni regionali. Come diceva prima Giuliano, c'è un tema che in qualche modo è preliminare rispetto ancora alla presentazione dei candidati che tutti noi stiamo cercando di affrontare, che è quello del contrasto all'astensione. Perché il fatto di in qualche modo avere degli avversari molto deboli ci porta e porta un certo elettorato a essere disinteressato rispetto al voto, e questo non può essere un alibi per noi, così come non può essere un alibi il fatto di non avere delle elezioni nazionali a traino. Perché mi capita di girare tra i mercati in giro nelle piazze insieme ai candidati e con loro sento che manca il clima della campagna elettorale, anche perché, diciamoci la verità, molte persone non sanno ancora che il 23 novembre, anzi ripetiamolo, dalle ore 7 alle ore 23 si potrà votare per un cambio importante in questa regione. Si volta pagina rispetto a 15 anni di amministrazione
precedente di Errani, amministrazione che sicuramente è riconosciuta come amministrazione di buon governo e che però negli ultimi tempi aveva, diciamo, esaurito una parte della spinta propulsiva e riformista. E quindi c'è bisogno di ricordare l'importanza di queste elezioni regionali e in che modo la regione incide nella vita dei cittadini. Quando parliamo di regione parliamo di cure delle persone. Sentirete stasera le proposte dei nostri candidati anche in tema di cure della persona. Voi sapete che oltre il 70% del bilancio della regione riguarda il capitolo della spesa sanitaria. Quando parliamo di regione parliamo di programmazione dei fondi europei. Prima ero in contatto con un'iniziativa fatta dal candidato presidente Stefano Bonaccini, che era a Bruxelles, e qualcuno di voi si potrà chiedere: ma come? C'è da combattere l'astensione e il nostro candidato presidente va fuori dall'Emilia Romagna, va a Bruxelles? Sì, perché lì si gioca la partita decisiva per il futuro della regione. Voi sapete che nei prossimi 6 anni, dal 2014 al 2020, ci saranno 2 miliardi e 400 milioni di euro nella programmazione dei fondi europei. E capire come, quali sono le priorità politiche per questi fondi è una di quelle scelte che non può essere demandata alla burocrazia, ma deve essere demandata a livello più alto, che è quello della decisione politica. Ci sono i temi della lotta al consumo del suolo, dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia, tutte questioni che interessano i nostri cittadini e per i quali però occorre fare informazione, prima ancora che distinzione politica rispetto a aree, sottoaree o gruppi. E in questo, diciamoci la verità, c'è anche un valore che verrà assegnato a queste elezioni regionali rispetto al governo nazionale, perché voi sapete che ogni elezione comunque viene eletta dal punto di vista della conferma rispetto all'azione di governo. E anche qui sappiamo che c'è molta disinformazione in giro. Oggi una notizia che vi do, che purtroppo, come spesso capita, le buone notizie non fanno notizia, però è stato aumentato il fondo per i non autosufficienti a 400 milioni di euro, quindi c'è stato un aumento di 50 milioni di euro. Se voi prendete i giornali dei giorni scorsi, il tema era il taglio ai fondi per i non autosufficienti. Ecco, quindi c'è un tema che è quello anche qui dell'accesso alla disabilità, che diventa fondamentale. Vi rendete conto che ci sono tutta una serie di tematiche che interessano i cittadini e che devono essere oggetto di una campagna elettorale, e noi non possiamo permetterci durante la campagna elettorale di inseguire i nostri avversari sul terreno della propaganda. Anche qui, giusto per essere diretti, se voi ascoltate le parole di Alan Fabbri, il candidato della Lega Nord, ha detto pochi giorni fa che la priorità, una delle priorità, è lo sgombero dei campi Rom per l'Emilia Romagna. Allora, intendiamoci quando parliamo di alcune cose. Oggi il tema e la discussione politica era sull'infiltrazione mafiosa. A chi ci dice che non ci sono differenze tra destra e sinistra o tra centro, destra e sinistra, dobbiamo far capire che le differenze ci sono, ma sono nelle proposte, sono nelle idee, sono anche nelle persone che noi presentiamo. E qui comincio subito a introdurre il tema dei nostri candidati. Pochi forse sanno che il 90% dei candidati in questo consiglio regionale sono nuovi. Questa sera sentirete 3 candidati che non facevano parte del precedente consiglio regionale. Quindi c'è anche una sfida di rinnovamento che stiamo portando avanti, e c'è la possibilità per la prima volta di dare una doppia preferenza di genere, quindi di votare un uomo e una donna. E vi rendete conto che in un momento in cui a livello nazionale abbiamo le liste bloccate, quindi non possiamo scegliere ancora per il momento, finché la legge elettorale per l'Italia non entrerà in vigore, ma ancora per il momento non abbiamo la possibilità di scegliere i nostri candidati in Parlamento, anche se noi come Partito Democratico facciamo le primarie, quindi cerchiamo di ovviare a questo problema attraverso una scelta di partito, però vi rendete conto in questo momento quanto è prezioso poter scegliere attraverso la preferenza chi domani rappresenterà i cittadini dell'Emilia Romagna all'interno dell'Assemblea Legislativa. Quindi
Quello che voglio dire è che non possiamo prendere sotto gamba queste elezioni e abbiamo un obiettivo minimo da raggiungere, che è quello di superare il 50% dell'affluenza al voto. Dico volutamente il 50% perché vorrei che ci rendessimo conto di qual è la soglia dell'astensione della quale stiamo parlando e avessimo ben in mente qual è la sfida che abbiamo davanti. Questa è una regione che da sempre ha avuto tassi di partecipazione elettorale altissimi in Italia e deve rimanere su quegli standard. Noi vogliamo che rimanga su quegli standard e che sia magari più ambiziosa di come l'è stato nel passato nel porsi il tema di essere non solo tra le migliori regioni d'Italia, ma una locomotiva del cambiamento tra le migliori regioni d'Europa. Ma per farlo abbiamo bisogno di mobilitarci. Mobilitarci come partito, mobilitarci come comunità di iscritti ed elettori, e possiamo farlo attraverso queste assemblee pubbliche anche. Per cui io questa sera comincerei dando la parola ai tre candidati in modo che abbiano la possibilità di presentarsi, presentare loro come persone le loro proposte, e poi chiedere a voi di porre delle domande a ciascuno di loro, in modo che le loro proposte e quelle che sono le loro idee per la regione possano essere oggetto della discussione questa sera. Cominciamo, direi, diamo spazio giustamente per prima alla donna, con Daniela Vannini. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie mille per questo invito. Per me, penso per tutti noi, è veramente un piacere avere l'occasione di poterci presentare. Come si diceva prima, molti di noi sono nuovi, insomma, sono alla prima candidatura per il Consiglio regionale, quindi è importante poterci presentare come, con il nostro curriculum e con le nostre proposte per la regione. Io mi chiamo Daniela Vannini, ho 32 anni, sono un ingegnere, lavoro in una multinazionale che ha sede a Bologna, che è leader mondiale nel settore del segnalamento ferroviario, e in questa azienda io sono a capo del Dipartimento di Pianificazione. Dal punto di vista politico, la mia esperienza nasce nel 2006 come volontaria per l'Ulivo e per la fabbrica del programma di Romano Prodi. Poi io ho messo in piedi l'associazione Partito Democratico, con la quale ho accompagnato la nascita del PD, dall'esterno rispetto ai partiti precedenti, ai partiti da cui ha avuto origine il nostro partito, e poi sono stata presidente dell'assemblea provinciale e poi per 4 anni sono stata la responsabile dei diritti e migranti nell'esecutivo di Bologna. Nel 2009 sono stata candidata in consiglio provinciale in un collegio che teoricamente non doveva eleggere, perché era un collegio un po' difficile a livello provinciale, che è quello della Bolognina, che invece per fortuna ha eletto per la terza volta nella storia, e quindi ho avuto la possibilità di farmi un'esperienza importante nell'amministrazione provinciale, prima come consigliera semplice, poi dal 2011 fino a giugno, quando è finito il mandato, come vice capogruppo del PD e come vicepresidente della prima commissione, la commissione affari istituzionali, che è la commissione che si è occupata del riordino istituzionale, quindi del percorso che ci ha portato, che si sta portando alla nascita della città metropolitana, e che ha seguito anche il tema delle fusioni dei comuni, tra cui quella della Valsamoggia. Allora, io mi candido prima di tutto con un'idea di politica e di impegno in politica, che è quello che vorrei portare in regione. Secondo me, prima di tutto, l'impegno in politica si basa su 3 caratteristiche, su 3 elementi. Il primo è quello dello studio e dell'analisi. La politica è, cioè, capire i problemi, studiare quelle che possono essere le soluzioni concrete a questi problemi, è costruirsi delle competenze, perché in politica non ci si improvvisa, bisogna studiare, come in tutte le cose che si fanno e che sono complicate, difficili. La seconda cosa è la voglia di cambiare sul serio le cose, perché noi dobbiamo impegnarci, perché ci sono delle cose che non stanno funzionando e ci vuole il coraggio di cambiarle. E dobbiamo cambiare passo anche in Emilia Romagna, perché è vero che è stata una regione ben amministrata, ma è anche vero che negli ultimi anni c'è stato un po', abbiamo amministrato benissimo su certi fronti e purtroppo un po' più lentamente su altri, quindi bisogna anche avere il coraggio di dirlo e di provare a cambiare il passo. E la terza cosa, secondo me, è la libertà. Io l'ho chiamata così nel mio slogan.
secondo me è fondamentale avere nella propria vita un lavoro autonomo dalla politica, che ti consente non solo di conoscere i problemi perché li vivi tutti i giorni, ma che ti consente di stare sempre ancorato alla realtà e di poter tenere la schiena dritta rispetto a pressioni, rispetto a situazioni complicate che si possono verificare quando si fa politica, quando si fa amministrazione, perché il tuo lavoro ti rende libero da queste pressioni, ti rende autonomo. Per quanto riguarda invece il tema delle proposte per la regione, io ho pensato di proporre appunto tre progetti per la regione. Sono tre progetti finanziabili con fondi europei e sui quali io mi posso impegnare come consigliere regionale. È chiaro che ci sono tanti altri temi fondamentali, prima si richiamava il fondo per la non autosufficienza, la regione Emilia Romagna per esempio ha investito tantissimo su questo fronte, ma questo io sono assolutamente ovviamente d'accordo su questo fronte, ma non rientra nelle competenze di un consigliere regionale, ma di un assessore e di una giunta che prende questa decisione. Quindi le mie tre proposte sono tre proposte che invece sono finanziabili con fondi europei e che come consigliere posso portare avanti. Allora, il primo tema è il tema che conosco meglio, il tema dei trasporti, perché io appunto professionalmente vengo da quel settore lì. Allora, sul tema dei trasporti c'è tantissimo da fare, c'è tantissimo da fare per quel che riguarda soprattutto il tema della multimodalità, cioè come noi possiamo spingere sull'integrazione fra i vari sistemi di trasporto per far sì che le persone siano incentivate a utilizzare il trasporto pubblico locale, che ha una serie di vantaggi in termini di decongestione del traffico, qualità dell'aria e chiaramente una miglior sostenibilità della vita in senso generale. Allora, su questo io propongo prima di tutto un diverso modello di esercizio ferroviario, questa è una cosa molto tecnica, quindi vado più veloce, però secondo me noi dobbiamo cercare di coniugare le esigenze dei pendolari di lunga tratta, di lunga percorrenza, quelli che arrivano penso da Ravenna piuttosto che da altre province o anche dai confini della nostra provincia, che devono arrivare a Bologna e devono arrivarci in tempi ragionevoli, perché se poi il tempo di percorrenza diventa troppo lungo, a quel punto è preferibile usare la propria macchina, e al tempo stesso coniugarlo con chi invece si muove nell'ambito dell'area metropolitana e magari vuole utilizzare tutte le varie fermate del servizio ferroviario metropolitano. E su questo se vogliamo approfondire dopo possiamo approfondire. È più tecnico, lo so che è la campagna elettorale, però secondo me lì sta la chiave per lanciare sul serio il tema del servizio ferroviario metropolitano e il tema dell'utilizzo dei treni. Poi c'è tutto il tema del materiale rotabile nuovo, su cui secondo me noi dobbiamo stare attentissimi, su cui si può far molto. Voi sapete che c'è stata la gara del ferro, nella quale sono presentati Tipelli insieme a Trenitalia. In questa gara, che è una gara fondamentale, sono previsti 700 milioni di euro di investimento in nuovo materiale rotabile, nuovi treni in Emilia Romagna. È una cosa fondamentale su cui noi dobbiamo vigilare, perché quella condizione è una condizione molto difficile da rispettare per le aziende private, e quindi visto che per noi è fondamentale avere il materiale rotabile nuovo, perché da tanti anni non ce l'abbiamo in questa regione, bisogna che su questo ci lavoriamo e stiamo attenti che quella condizione venga rispettata. E bisogna anche contrattare perché quei treni che sono previsti da quel piano arrivino non nel 2019-2020, che è la data prevista, ma cominciano ad arrivare prima per cominciare a inserirli nel servizio. Poi l'altra proposta legata al trasporto invece è quella di una piattaforma integrata che gestisca, che ci consenta di pianificare viaggi multimodali. Vuol dire che l'utente, il pendolare piuttosto che il viaggiatore, può inserire in questa piattaforma, che è utilizzabile da smartphone o da colonnine informative, può inserire l'indirizzo di partenza, quello di arrivo, poter vedere appunto informazioni su quello che è il viaggio anche con diversi mezzi, autobus piuttosto che treni, piuttosto che car sharing, carpooling, biciclette e altro, avere informazioni in tempo reale sui ritardi, sui tempi di attesa, poter prenotare e pagare anche servizi personalizzabili. E questo è un progetto fine che potrebbe secondo me rilanciare il tema della multimodalità effettiva e che è finanziabile da fondi europei, in particolar modo dal progetto Horizon 2020. Il secondo tema è il tema della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. È un tema su cui io ho lavorato in questi anni e credo che sia fondamentale. Noi dobbiamo far sì che la vita delle persone, delle coppie, sia più sostenibile. Purtroppo, per fortuna, i tempi lavorativi sono cambiati,
Adesso si richiede molta più flessibilità sul mondo del lavoro, in termini di orari, in termini di impegno, e quindi noi dobbiamo cercare di capire come possiamo andare incontro come regione a quelle persone, a quelle coppie che hanno l'esigenza di tenere in equilibrio le varie sfere della propria vita. Allora, su questo la regione Emilia Romagna ha investito moltissimo sugli asili nido. Siamo la regione in Italia che ha investito maggiormente sugli asili nido e anche sulla flessibilità degli orari degli asili nido. Però dobbiamo guardare anche altri aspetti. In particolar modo io credo che si debba fare una legge quadro che tenga insieme tutti gli strumenti che portino a una reale conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e vita sociale, perché poi c'è anche quella. E in particolar modo incentivare gli asili nido aziendali, perché sono pochissime le realtà anche nella nostra regione che hanno degli asili nido aziendali, anche in realtà molto grandi, e da lì anche incentivare tutta quella parte di flessibilità delle forme organizzative del lavoro. Penso al tema del part time, che evidentemente esiste come strumento, ma che le aziende non sono assolutamente incentivate a concedere alle proprie risorse. Apro qui una parentesi: in quei paesi in cui è incentivato, penso all'Olanda, è usato tantissimo ed è usato tantissimo anche dagli uomini. Sono il 25% delle persone che richiedono il part time sono uomini in Olanda, quindi vuol dire che non è un tema di genere e basta, è un tema che può essere assolutamente trasversale. C'è il tema del, adesso io l'ho chiamato telelavoro nella mia proposta, però vorrei essere più chiara, il tema si chiama smart work, il tema sostanzialmente di consentire alle persone di poter lavorare per una quota del proprio tempo fuori dall'ufficio. Non è, sembra una cosa da marziani, ma Tetra Pak, che è una multinazionale che sta a Modena, per esempio consente alle proprie risorse, ai propri dipendenti, di lavorare per il 20% dell'orario settimanale da casa. Il che significa che per chi lavora magari lontano, per chi ha dei bambini da andare a prendere al nido, per chi ha dei genitori anziani ad assistere, la possibilità di poter uscire un po' prima, di finire da casa un'attività che può essere svolta ovviamente fuori dall'ufficio, è ovviamente una libertà importante. E ci sono una serie di questi strumenti che possono essere incentivati, e secondo me su questo, anche su questo si può agire con il Fondo Sociale Europeo, quindi la Regione può intervenire anche su questo. Poi l'ultimo punto è il lavoro. Secondo me noi dobbiamo puntare moltissimo su creare nuova occupazione, di qualità. Ci sono una serie di strumenti che però, lo dico sinceramente, secondo me sono buonissimi, finanziati, ma che non stanno dando risposte. Quindi noi dobbiamo capire come sbloccare alcune situazioni. Vi faccio degli esempi. Garanzia Giovani è un progetto europeo finanziato con fondi europei in maniera anche significativa, poi in realtà ce ne vorrebbero molti di più, ma comunque è finanziato bene. Su questo progetto in Emilia Romagna in 3 mesi noi abbiamo avuto 22.000 ragazzi che si sono iscritti, cioè 22.000 ragazzi che non hanno un lavoro e che non sono inseriti in nessun percorso formativo o educativo, quindi ragazzi che al momento non stanno facendo nulla. Quindi noi a questi ragazzi dobbiamo dare un'opportunità, io, sia formativa, ma molto spesso hanno anche 2 lauree, quindi il tema non è tanto quello della formazione, ma dobbiamo dare possibilità di inserimenti lavorativi, di stage, di tirocini, e questo non sta funzionando. La regione è in difficoltà, siamo partiti da poco, ma ancora in difficoltà. Non solo, c'è il tema dei tecnopoli, su cui la regione è stata premiata come, cioè, questa iniziativa è stata premiata come best practice a livello europeo, ma i tecnopoli vanno incentivati, vanno fatti funzionare, perché devono dare risposte concrete alle aziende del territorio. E ancora ci sono una serie di altre iniziative su cui noi possiamo agire, le start-up aziendali, per esempio la Regione Emilia Romagna ha fatto una legge importante, ha incentivato quelle nuove aziende, quelle ad alto contenuto tecnologico innovativo, ma per esempio finanziando a pioggia tantissimi incubatori di impresa, tantissimi progetti piccoli che magari non avevano tutta questa possibilità di diventare un'azienda vera e propria, con pochissime risorse. Invece secondo me sarebbe molto più importante concentrare su eccellenti, su progetti veramente innovativi, le risorse per poter dare la possibilità a questa azienda di crescere, di creare posti di lavoro. Adesso per esempio ho lavorato per 2 anni in un incubatore di impresa, si davano 5.000 euro ai ragazzi che mettevano in piedi un'impresa. In Israele si dà 1 milione di euro, questo per dire, adesso non arriveremo mai a 1 milione di euro, ma certamente se riuscissimo a dare qualcosa in più rispetto a quello che serve per pagarsi 2 mesi d'affitto, forse riusciremo a dare un po' più di futuro a queste aziende. E ancora, tutti questi progetti dovrebbero essere collegati a quelli che sono i distretti industriali presenti in questo territorio, per riuscire appunto a dargli sostanza, a dargli forza.
E tutto questo perché non sta funzionando? Non sta funzionando perché manca il collegamento con le aziende, in particolar modo tra università, ricerca e il mondo delle aziende. Quindi la proposta è quella di costruire una rete strutturata, formalizzata, di tutte le aziende del nostro territorio che si danno disponibili a lavorare nei tecnopoli, a contatto col mondo della ricerca e dell'università, con garanzia giovani per dare a questi ragazzi la possibilità di entrare nel mondo del lavoro e via dicendo, per poter dare delle risposte e usare quei fondi europei che sono a disposizione in maniera un po' più concreta per inserire questi ragazzi nel mercato del lavoro. Quindi questi sono, diciamo, i tre ambiti, ci sarebbe tutta l'organizzazione anche dei centri per l'impiego. Voi sapete che i centri per l'impiego danno, non sempre riescono a essere all'altezza del ruolo che gli viene chiesto. I centri per l'impiego finora sono stati gestiti a livello provinciale, sapete che le province sono diventate enti di secondo livello, a Bologna abbiamo la città metropolitana di secondo livello. Dobbiamo capire come rilanciare e come dar forza ai centri per l'impiego. Secondo me la mia proposta è quella di un coordinamento regionale, cioè mantenere l'articolazione territoriale ma portare tutta la regia e il coordinamento dei centri per l'impiego a livello regionale per poter dare veramente forza a queste strutture e cercare di dare delle risposte a chi si rivolge a loro per capire se è un lavoro e vuole cercare di avere una possibilità. Quindi queste sono un po' adesso l'ho fatta forse lunghissima, le tre proposte su cui mi sono impegnata, su cui vorrei lavorare. Poi l'idea appunto è quella di portare veramente un nuovo passo in regione e delle soluzioni il più possibile concrete su cui noi ci possiamo impegnare in prima persona. Stefano, poi allarghiamo diciamo, la platea, così anche gli altri candidati dopo la presentazione potranno raccogliere le domande che evidentemente arriveranno dal pubblico, anche perché come avete sentito le proposte sono tante e varie. Io, se me lo consenti, Luigi, per dovere di ospitalità rispetto, cioè, a chi è più interno al partito rispetto a chi è più esterno, nel senso che è meno abituato ad abitare questi luoghi della politica, darei la parola a Fulvio De Nigris per raccontare anche lui il suo profilo e il suo impegno in regione, soprattutto dal punto di vista del welfare di comunità, visto che è il tuo impegno da sempre su questi temi. Grazie Marco. Io forse mi conoscete, sono quello che ha fatto la casa di risveglio, non l'ho fatta solo io ovviamente, abbiamo fatto un percorso tutti quanti insieme tra mondo sanitario e mondo dell'associazionismo. Noi come genitori abbiamo, nel 98, dopo la morte di mio figlio, abbiamo cominciato a pensare, siccome mio figlio ha dovuto andare in Austria, perché in Italia non potesse esistere un centro capace di curare il coma. E da lì è nato un percorso istituzionale fatto tra l'associazione che nasceva allora, gli Amici di Luca, l'azienda USI, il Comune di Bologna e poi la Regione, e abbiamo messo in piedi con la raccolta dei fondi e poi con un percorso progettuale questa struttura di assistenza e ricerca, che è una struttura di eccellenza che ci invidiano da tutte le altre parti d'Europa, che ovviamente rappresenta una delle eccellenze che ci sono in questa regione, perché ci sono tantissime altre eccellenze che fanno capo ad altre associazioni, ne cito solo alcune, l'ANT, l'AGIOP, la FANEP, l'AUSER, la WILDM e altre, che però obiettivamente dopo tanti anni non vengono più considerate come elementi di progettualità. Cioè tutti quanti dicono come siete bravi, no? Quasi come se fossimo degli eroi, e siccome gli eroi non fanno parte della comunità perché sono persone che sono al di sopra, non ci se ne cura, nel senso che ognuno fa quello che deve fare, ma è come se lo facesse per se stesso e non per la comunità. Questa è la stessa cosa che provano i cittadini nella disaffezione per la politica e per i partiti, compreso questo partito nel quale anch'io sono candidato. Nel senso che la gente è distante perché i temi sono distanti e perché non c'è la capacità di dialogare con le persone. Anche io ho fatto i mercati, li sto facendo in questi giorni, sono conosciuto, mi riconoscono, ma è la stessa cosa. Dice, ma prima perché ti candidi con il PD? Due, ma devo votare te, devo votare anche il PD? E da qui a scendere. Allora questo ci si rende conto che c'è una grande confusione
c'è una grande disaffezione e i temi che noi vorremmo portare avanti, che sono quelli, dicevamo, il welfare di comunità, la sanità, la buona sanità, i temi della cultura, i temi dell'assistenza alle persone, la legislazione in questa materia, sono temi sui quali in questi ultimi anni è stato fatto qualcosa, ma non abbastanza. E allora l'impegno che io voglio pormi andando in regione è la prima cosa essere un consigliere sul territorio. Cioè, ormai bisogna finire col fatto di essere chiusi dentro ad un sistema, bisogna andare verso la gente per capire quali sono i problemi e qual è la progettualità da fare. E ve ne dico subito alcune. Prima, quella che in questi giorni è sui giornali, tagliare le liste d'attesa. Anche a me è capitato di dover andare a Monselice, Padova, e sarà capitato anche a voi, perché la mia risonanza magnetica per il mal di schiena, per un'ernia alla schiena, datava un anno, c'era un anno. A Monselice, dopo una settimana, io ho fatto la risonanza magnetica. Questo non è possibile. Non è possibile perché? Per due motivi. Perché è facile oggi dire apriamo gli ambulatori il sabato e la domenica, ma con quale personale lo apriamo questi ambulatori? Con un personale qualificato o un personale invece, come dire, di persone giovani che non sono poi in grado di garantire la qualità delle prestazioni? Noi dobbiamo garantire il diritto di cura per ognuno, ma anche il diritto delle prestazioni veloci. La seconda cosa è il tema dell'assistenza e dei percorsi di cura. Il fondo della non autosufficienza, è vero, è stato aumentato a 400 milioni di euro e c'è un fondo regionale che è stato, diciamo, un'eccellenza in questa regione. Ma dobbiamo anche dire un'altra cosa, questo fondo copre una persona su quattro e le altre tre? Le altre tre sono purtroppo garantite dalle famiglie che fanno quel lavoro sottile, invisibile, solitario nelle case, dove sono in una prigione senza barriere e senza condivisione politica e sociale, e nella quale queste persone fanno quello che viene chiamato oggi con un termine molto chic, caregiver, che vuol dire il prendersi cura, no? Ora, è stata fatta una legge, e questo lo dobbiamo a Paola Marani, che ha fatto un ottimo lavoro come consigliere regionale, ha fatto questa legge che praticamente riconosce il ruolo di queste persone, ma non le garantisce la sopravvivenza, non c'è un finanziamento a questa legge. Allora, anche questo, c'è una class action fatta da tante associazioni al governo perché riconosca questa professionalità, è una professionalità questa, ce lo dobbiamo dire, abbiamo le prestazioni sanitarie, abbiamo il volontariato, abbiamo il badantato esperto, le badanti che fanno, e anche lì sulle badanti è possibile che ogni persona abbia una badante, non si possa fare un discorso di comunità. Unire queste cose perché ridurre le spese e fare sì che questo badantato di comunità possa riuscire a tenere desta questa socialità delle persone. E quindi noi dobbiamo cercare di legiferare meglio su questi temi, e sono dei temi sui quali noi ci dobbiamo assolutamente impegnare. Quindi questo welfare di prossimità, che in qualche modo può essere proattivo alla crisi economica, dobbiamo farlo con chi? Con le famiglie, con l'associazionismo, col mondo della cooperazione che anch'io rappresento, e con un certo percorso, ma nel quale noi dobbiamo ascoltare queste strutture, perché oggi la regione non ascolta più nessuno. La regione oggi chi ascolta? Ascolta forse i sindacati, ascolta forse le cooperative, ma l'associazionismo, i comitati dei cittadini e i cittadini singolarmente espressi non vengono ascoltati per niente. Non c'è un tavolo di consultazione, non c'è un'area metropolitana nella quale queste esigenze possano essere raccolte. Noi su questo dobbiamo assolutamente lavorare. L'altra sera eravamo a Poretti insieme a Tosiani, era una comunità molto calda, no? Perché il punto nascita era stato chiuso, è stato chiuso. Allora, informare i cittadini sul fatto che sia forse meglio non la prossimità ma l'accessibilità, cioè forse è meglio andare a Bologna a partorire perché siamo più sicuri, piuttosto che avere un punto nascite vicino sotto casa che però non ti garantisce. Ma noi li abbiamo informati questi cittadini? Forse noi non li abbiamo informati, perché i cittadini sono arrabbiati, sono cavalcati da altre forze politiche, ma non sono informati su questo. Allora, lì dentro un ostetrica è venuto fuori e ha detto: ma guardate, perché non facciamo un ambulatorio per il pre e post, cioè non ci togliete tutto,
lasciateci il pre e il post parto, facciamone un ambulatorio. Io questa idea, diceva lei, l'ho detta già ai sindacati, i sindacati sono anche d'accordo, dovremmo portarla all'azienda USL. Ecco, qui nasce un'idea, qui nasce, non nasce una chiusura, nasce un'idea di condivisione che va al di là anche del campanilismo, vergato sì, vergato no, porretta sì, porretta no, e il discorso delle case della salute, che cosa ci stanno a fare e cosa ne facciamo di queste case della salute. Allora noi su questo dobbiamo, riprendere la fiducia. La fiducia che la gente può rimboccarsi le mani, può essere presente nei processi decisionali, al di là del fatto che ci sia un politico professionista che avrà pure tutti i suoi meriti, ma che non può arrivare a quello, cioè al fatto di dire io in qualche modo posso anche rappresentare le istanze dei cittadini. E un'altra cosa lasciatemela dire, scusate, poi noi parliamo giustamente del fatto che non c'è affluenza, ma di chi è colpa di questa affluenza? Ce lo vogliamo anche dire, ma perché il partito non ha fatto una campagna di sensibilizzazione e di informazione sul tema dell'andare a votare e come si può andare a votare? Perché questo, diciamoci la verità, non è stato fatto. Adesso parliamo di 6.000 volontari, che io sono esterrefatto e sono ammirato che il partito abbia 6.000 volontari che andranno in giro a fare informazione, perché noi, altre associazioni, i volontari li abbiamo, ma li contiamo sulle dita di una mano, saranno 10, 20, 30, forse 50, ma averne 6.000, io mi tolgo tanto di cappello, cioè è una cosa straordinaria, questi 6.000 che andranno in giro a fare questo lavoro, che forse porteranno 6.000 volte, qualcuno di noi andrà pure bene, però vuol dire, è una cosa veramente eccezionale. E allora, su tutto questo, secondo me, la riflessione va fatta, perché se noi non facciamo questa riflessione, noi andiamo a questa votazione ancora una volta senza contraddittorio, perché non avere contraddittorio è una cosa che fa piacere. Tu hai detto bene, fa piacere, cioè non sono rappresentati e sono persone che ovviamente non hanno molto da dire, però è anche un danno per noi, perché avere sempre la vittoria facile, che cosa fa succedere? Cioè il fatto che tu in realtà poi sui problemi ti siedi, e in questi ultimi anni noi ci siamo seduti molto sui problemi, e questi problemi bisogna invece rimboccarsi le maniche e riprenderli tutti in mano. Se questo non lo facciamo, chiunque verrà eletto andrà bene tutto, ma resteremo ancora al punto di prima, non ci sarà né un cambio di passo né un rinnovamento. Invece il rinnovamento ci deve essere assolutamente, perché questo è il tempo di fare il rinnovamento. Grazie. Grazie, vieni anche tu qui tra di noi, che così poi diamo la possibilità. Non sempre un prodotto di esecuzione con le domande, eh? È solo un modo per cui ci si mette di fronte, gli uni di fronte agli altri, in modo da poter rispondere. Visto che Fulvio diceva che in qualche modo è una situazione di difficoltà che riguarda l'Emilia, in qualche modo non esistono i soli felici, ci sono anche due temi che lancio proprio come argomenti di discussione per l'ultimo candidato che si presenta, Luigi Tosiani, che riguardano due temi che so che sono a lui molto cari. Il primo è quello del tema del lavoro sotto il profilo soprattutto della disoccupazione giovanile. In Emilia Romagna gli ultimi dati della Confartigianato parlano del 22% di disoccupazione giovanile, quindi ormai dei tassi, e sotto alcuni profili si arriva anche al 30% di disoccupazione giovanile. Cioè ormai è un'emergenza che non riguarda solo i giovani, riguarda anche delle persone che perdono il lavoro e non riescono più a rientrare nel mondo del lavoro. E la priorità di tutti è quello del lavoro per l'Emilia Romagna, quindi chiedo a Luigi di illustrarci la sua idea rispetto a questo tema. E un altro è il tema, anche questo è l'ordine del giorno, delle infiltrazioni mafiose. Una volta si diceva che appunto era un problema che riguardava solo alcune regioni del sud Italia, oggi invece, proprio perché ragioniamo come organismo, non esiste una parte dell'organismo sana se tutte le sue articolazioni non sono sane. E oggi abbiamo tantissimi beni confiscati alle mafie che devono essere restituiti alla collettività. Quindi chiedo a Luigi Tosiani di fare una presentazione di sé e del suo impegno per il futuro della regione. Grazie Marco, mi metto qua, intanto mi presento e ringrazio PD di Castenaso per l'invito. Io mi chiamo Luigi Tosiani, ho ancora per un mese 29 anni, mi occupo in uno studio legale di consulenza giuridica e fiscale alle imprese, in più ho lavorato sui temi della sicurezza urbana e appunto del contrasto alle infiltrazioni mafiose e criminali. Io mi allaccio alle parole di Marco, presentando me stesso, presento un po' il racconto di questa esperienza straordinaria, bellissima, che mi è capitata e che in un certo modo nasce un anno fa, diciamo, da un certo punto di vista. Io sono vicepresidente di un quartiere di Bologna, il quartiere San Vitale,
quindi diciamo quello che confina con Villanova, quindi siamo anche cugini, ma soprattutto diciamo così che in modo un po' sorprendente, un po' matto, un po' folle, forse anche un po' irriverente secondo alcuni, l'anno scorso ho fatto questa esperienza di al congresso provinciale del PD, magari alcuni di voi avranno sentito il mio nome per questo, mi sono candidato contro Raffaele Donini per una serie di motivi, tra cui quello di provare a discutere diciamo, di come il nostro partito potesse essere utile al nostro territorio in un momento così importante come il massimo momento di democrazia decisionale che un partito ha, ossia la celebrazione del suo congresso, e come diciamo, avere un congresso con due candidati, quindi con due proposte che si potevano confrontare, con due proposte di territorio, due proposte di azione per quelle che sono le urgenze e le priorità di questo territorio, potessero alzare la qualità di quel dibattito, la qualità della democrazia di quel percorso e la qualità anche delle proposte. E mi allaccio a questo per dire che è vero, noi probabilmente il fatto di non avere un avversario forte, un avversario che sia riconosciuto, ci porterà, facendo gli scongiuri del caso, con ogni probabilità, o comunque diciamo, noi stiamo lavorando per quello, a vincere queste elezioni. Questo però non è un dato che può sicuramente farci stare sereni per due motivi. Intanto perché il primo partito anche in Emilia Romagna è il partito del non voto. E pensare che non si possa incidere attraverso il voto, che è lo strumento più alto che la democrazia ci offre, nelle proposte, attraverso la partecipazione a un momento così importante, è sicuramente una sconfitta per tutti, per chi crede nella politica, per chi crede di poter cambiare le cose, per chi crede nei percorsi che mettono assieme le persone e fanno in modo che quelle persone possano far camminare sulle loro gambe delle idee. E poi perché fisiologicamente quando c'è un confronto senza un avversario, la qualità di quel confronto tende sempre ad abbassarsi, mai ad alzarsi. La competizione in questo penso sia uno strumento utile, sano, buono. E in democrazia l'alternanza in qualsiasi campo è sempre un bene, io ne sono profondamente convinto. E quindi viviamo questo percorso come un percorso un po' strano che ci porta al voto, intanto perché c'è una forte difficoltà nel far conoscere il momento del voto e perché, stasera non è stato detto, però io lo voglio dire, l'esperienza di questi anni, di questo ciclo, come è stato ricordato, volge al termine, è un'esperienza che si chiude in un modo, seppur riconosciuto da tutti come momento di grande rispetto verso le istituzioni, con il gesto di Vasco Errani, si chiude in modo traumatico, con una sentenza di condanna e con un voto anticipato, quindi c'è la disabitudine a un voto in questo periodo dell'anno, andiamo al voto senza nessun traino nazionale e senza le elezioni amministrative che scaldano le piazze, perché si vota per il sindaco, perché si discute in ogni bar, in ogni angolo. E questo quantomeno per dovere e per rispetto noi stessi ce lo dobbiamo dire, ci mette in una situazione non facile, perché bisogna spiegare perché si va a votare e poi bisogna provare a portare le persone a votare. Io ho raccontato questo tema di contesto perché penso sia importante per capire e per introdurre alcune proposte, alcuni temi che sto cercando di mettere in campo in questa campagna elettorale, che sto cercando di raccogliere ascoltando straordinarie idee e persone che sto incrociando in questo percorso, perché poi la politica è una cosa molto bella che ti permette di potersi trovare una sera come questa a guardare negli occhi, a stare assieme a tante persone e a scambiarsi delle opinioni, magari partendo da sensibilità diverse. Io penso che questo sia una ricchezza, non dobbiamo avere paura di avere idee diverse. Io e la mia storia, seppur breve per ovvi motivi, mi ha insegnato che ci si nutre sempre della diversità e ci si nutre sempre del confronto. Non dobbiamo avere paura di alzare la mano e di incontrarci tra persone che mai pensavamo di poter trovare al nostro stesso tavolo. Detto questo, Marco mi lanciava un assist che io non posso non cogliere, che è il tema di come avviare questo nuovo ciclo, perché indipendentemente dai giudizi, e sicuramente tante cose positive sono state fatte, questa è una delle regioni che ancora oggi è nelle 12 aree europee più sviluppate. Dopodiché penso che non possa bastare questo a una regione come l'Emilia Romagna, che deve tornare a essere traino di questo paese, e lo deve essere sotto più punti di vista,
credo che non ci può bastare perché abbiamo perso delle posizioni su alcune tematiche, su alcuni punti di sistema. Tra questi sicuramente c'è il tema del lavoro e dello sviluppo del nostro territorio, un tema su cui mi sto concentrando molto in questa campagna elettorale. I dati che citava Marco, aggiungo i dati che citava Marco, che la provincia di Bologna è la più alta tra quelle dell'Emilia Romagna per la disoccupazione giovanile nella fascia d'età 18-35 ed è in questo uno dei territori del centro-nord che più è stato colpito dalla crisi. L'anno scorso, di questi tempi, quando facevamo il congresso, mi capitava spesso di confrontarmi e io provavo a partire sostanzialmente dicendo due cose che un po' facevano irretire e un po' però penso che siano anche servite a dare qualità a quel dibattito. Non esistono più modelli e isole felici, io ne sono profondamente convinto. Non esiste più un modello Emilia-Romagna perché ogni territorio ha le sue difficoltà, ogni territorio ha i suoi punti di debolezza così come i suoi punti di forza. E quindi continuare a dirci di essere modello è il modo peggiore per affrontare la fase che verrà e quindi per perdere quella capacità di essere modello. Nelle politiche del lavoro e dello sviluppo del territorio penso che ci siamo seduti e dobbiamo soprattutto su alcuni punti ripartire. Noi abbiamo un sistema di competitività territoriale che sotto alcuni punti di vista ha perso appeal per tanti motivi. Intanto perché se in una prima fase, diciamo così, il cosiddetto sistema del policentrismo ha avuto una forza propulsiva soprattutto per alcune aree, penso alla Romagna innanzitutto, quel sistema ha manifestato ormai da molti anni dei limiti strutturali, limiti che hanno portato a far sì che avessimo in regione più fiere che in tutta la Germania, che oggi registriamo la chiusura degli aeroporti di Forlì, di Rimini, che registriamo una difficoltà del capoluogo di questa regione, del nostro territorio, a rispondere, a ripartire rispetto ad altri territori dopo la crisi, che anche qui ha colpito forte. Io ho fatto tante discussioni in cui ho sempre detto quando si cade dal quinto piano ci si fa più male, e proprio nei territori dove c'è stato sempre un livello alto di competitività, la crisi ha colpito in modo più forte e ha colpito duro. E quindi mentre altri territori, penso, sono stati capaci di ripartire in modo fulmineo, immediato e anche straordinario, penso al modenese che è stato anche colpito dal territorio, al distretto biomedicale che ha saputo ripartire e che vanta oggi esperienze straordinarie di ripartenza, questo territorio ha avuto qualche difficoltà in più e se l'è avute anche perché il ruolo del nostro territorio e regione non è stato all'altezza per tante cause che sarebbe utile approfondire, magari dopo lo faremo. Però penso che noi oggi dobbiamo ripartire da qui, da un sistema istituzionale forte che faccia della città metropolitana di Bologna un punto nevralgico in questa regione e che abbia l'autorevolezza della politica di fare scelte che guardino ad una competizione che non è più territoriale e neanche italiana, per cui ci può bastare dire che su alcuni punti siamo tra le prime 3-4 regioni italiane. Dobbiamo puntare a essere tra le prime aree europee e per fare questo dobbiamo fare sì che il nostro sistema sia un sistema attrattivo sotto tanti punti di vista. Ne voglio citare tre. In Emilia-Romagna abbiamo fatto troppe leggi, numericamente, tante di queste sono poco conosciute e hanno avuto poca incisività. Quindi dobbiamo tagliare il numero delle leggi. L'Emilia-Romagna, nonostante rappresenti un punto di vista avanzato, dal punto di vista del rapporto cittadino-pubblica amministrazione, sono dati, nell'istituzione regione ha visto un allontanarsi del rapporto cosiddetto di fiducia tra l'istituzione e il cittadino. Questo anche perché abbiamo bisogno di una decisa e concreta sburocratizzazione del nostro sistema, anche quello regionale. Perché sto girando, l'altro giorno ero a Dozzano con degli imprenditori che mi hanno fatto vedere la loro azienda, mi hanno fatto conoscere la loro realtà, tra l'altro ragazzi giovani che spesso sanno essere decisamente all'altezza delle loro sfide, che mi dicevano, oltre ad essere soffocati, perché in questo paese c'è una fiscalità troppo massacrante per chi vuole fare imprese e per chi vuole produrre, noi chiediamo a chi si impegna in queste elezioni e in generale a chi andrà a governare questa regione, che ci sia un taglio netto e radicale della burocrazia, perché spesso è il primo motivo e il primo handicap nella capacità di attrarre investimenti.
questo ce lo dicono tutti i dati europei e questo è un punto su cui sicuramente dobbiamo lavorare. Un altro tema che voglio toccare per non essere troppo lungo e quindi provare a raccontare le proposte e provare anche ad ascoltare quelle che emergeranno è quello che veniva ricordato anche da Marco, una regione che sia trasparente e che abbia tutti gli anticorpi per essere all'altezza degli standard che ha sempre avuto, di una regione che guardi al cittadino e soprattutto che sia come dire, il massimo dal punto di vista della legalità e del contrasto alle infiltrazioni mafiose. Alcuni in questa regione, anche alcune forze politiche, pensano che le infiltrazioni siano ancora, diciamo così, i vecchi sistemi per cui dal sud vengono magari col cappello alcune persone a fare il malaffare. Oggi purtroppo i dati ci dicono che c'è un sistema molto più sofisticato e molto più capace di entrare nelle dinamiche pubbliche, negli appalti, nelle gare, negli affidamenti, e per questo dobbiamo dotare le istituzioni, a partire dalla regione, di tutti gli anticorpi possibili. Per fare questo dobbiamo sicuramente avere, da questo punto di vista, un'attenzione in più anche in come strutturiamo la nostra regione, e quindi io propongo, da questo punto di vista, di predisporre, così come mi sembra che ci sia l'idea di fare una task force sui progetti europei, anche una task force sulla legalità e sul contrasto alle infiltrazioni criminali. Terzo punto che voglio toccare è il punto che si lega agli altri due, è la nostra capacità come territorio bolognese di essere in questa regione capace di ripartire e di rilanciare il nostro ruolo, soprattutto su un tema che è quello di tornare a mettere al centro la nostra università. C'è un altro dato, lo voglio dire perché ne parlavamo ieri in un altro incontro. Oltre al dato della disoccupazione, un altro dato allarmante è che dalla provincia di Bologna c'è il più alto tasso di fuga dei cervelli, diciamo così, di immigrazione post-università e anche universitaria, verso Regno Unito, Francia e Germania, di tutto il centro-nord. Quindi è proprio nel giorno dopo la nomina bellissima al CERN che c'è stata, fare un ragionamento su quanto riusciamo ad essere attrattivi e competitivi nel sistema universitario, nel sistema tecnico, nel sistema della ricerca e dell'innovazione, è sicuramente una sfida da aprire, una sfida su cui dobbiamo provare a dire la nostra. Dire la nostra vuol dire farlo da Bologna, dove l'università deve tornare ad essere non soltanto competitiva dal punto di vista accademico, ma deve saper fare quello che veniva detto prima, rete, una rete che è stata debole in questi anni e deve tornare a essere un polo di attrazione che diventa così territoriale e che diventa capace di essere centrale nel sistema regionale. Anche perché, cito un altro dato che mi ha colpito molto, leggevo che nei prossimi 10 anni verranno in Europa 30 milioni di cinesi, perché il loro livello economico, la loro qualità della vita si è alzata e quindi, diciamo così, cioè è partita già la gara per attrarre quelle risorse, quelle esperienze, il turismo e per far conoscere, diciamo così, le bellezze del nostro paese e della nostra regione. Sembra un dato banale, ma altre aree d'Europa si stanno già organizzando per essere all'altezza e noi dobbiamo su questo essere altamente competitivi. È chiaro che per fare questo non dobbiamo pensare che c'è ancora, diciamo, il vecchio modo di spostarsi o il vecchio turismo degli anni 70, dove c'erano i russi che andavano magari al mare a Rimini o a Riccione, stavano con l'ombrellone 2 settimane. Oggi è cambiato il mondo e nel sistema globale si vuole andare 2 giorni magari al mare, e poi si vuole andare a Busseto e a Parma da Verdi, e poi Bologna, che è centrale tra Venezia e Firenze, dobbiamo trovare il modo che oltre a essere uno snodo di passaggio sia uno snodo di fermata per chi ci passa e per chi magari ci può passare 2 giorni a vedere le bellezze della nostra città, non soltanto quelle enogastronomiche, e non lo dico a caso, perché Bologna non può essere solo la fiera della mortadella, che va benissimo, ma dobbiamo cercare di alzare il livello della nostra offerta. Per fare questo però ce lo dobbiamo dire chiaramente, dobbiamo fare in modo che se si va in un'ora da Bologna a Firenze non ci possiamo mettere un'ora e mezza per andare da San Lazzaro a Casalecchio, perché altrimenti in un sistema competitivo di questo tipo diventiamo perdenti.
e quindi abbiamo delle sfide straordinarie davanti. Finisco dicendo questo, provando a dare anche una risposta, e torno al ruolo della politica, alla bellezza di fare politica, provando anche a dire una cosa che mi ha stimolato Fulvio. È vero, possiamo discutere se sotto i 500 parti non c'è la sicurezza, non per entrare sul tema del punto nascita, però possiamo discutere nel merito se siamo d'accordo o meno che sotto i 500 parti non c'è la sicurezza dell'equipe medica, non ci sono le strutture adatte. Però siccome in Emilia Romagna ci sono 5 punti nascita sotto quei dati, allora devono chiudere tutte e 5, perché non ci possono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B, e se ce ne sono 5 ad oggi ha chiuso solo Porretta. Questo lo dico perché la politica che sia autorevole e chiara nei confronti dei cittadini è una politica per cui intanto nel rapporto tra i cosiddetti tecnici e i politici troppo spesso in questi anni siamo stati deboli, e spesso i tecnici hanno fatto il lavoro dei tecnici e quello dei politici. Quindi tornare a recuperare autorevolezza da questo punto di vista è una priorità. E poi perché non può essere possibile che di fronte a standard uguali il localismo o il politico di turno che è forte in un territorio prevalga. Io penso che questo sia un altro punto centrale per recuperare credibilità e fiducia nei confronti dei cittadini. Dopo questi spunti e queste criticità, perché è giusto dirsi le cose che non vanno, oltre che ricordare quelle che vanno, io penso, voglio finire con un auspicio e un augurio, che è quello, ed è un invito, che è quello di andare a votare, di far sì che ci vada più gente possibile, perché tutto sommato, e perché nonostante quello che si dica in giro, la politica resta l'esperienza più straordinaria che si possa fare al servizio di una comunità. Io da volontario della politica ho conosciuto persone con cui ho instaurato un rapporto che va oltre, con cui si sono costruite idee, percorsi che non finiscono al momento del voto ma che continuano. Questa è una grandissima occasione per tutti, una grandissima occasione per il nostro territorio, non perdiamola, cerchiamo di fare anche qui il cambiamento che stiamo insieme chiedendo. Grazie. Grazie Luigi, avete sentito che tutti e tre gli interventi, con sfumature diverse, ma sono stati interventi appassionati, impegnati, e tutti e tre, se dovessi cucirli con un filo rosso, è quello che dimostrano che la politica è bella e può essere l'arte dell'impossibile, cioè di creare quel concetto di utopia che non è quella cosa astratta che non c'è, ma è quella cosa concreta che non c'è ancora e che tutti noi ci dobbiamo impegnare per realizzare. Io, visto che la platea, diciamo, è stata attenta e il religioso silenzio negli interventi dei tre candidati, sfrutterei questo momento proprio per dare a voi la parola per porre delle domande, con due semplicissime regole di ingaggio. La prima è che gli interventi siano sintetici, in modo che diamo la possibilità a tutti di poter intervenire, e la seconda che gli interventi siano mirati con una domanda ad una dei tre candidati, in modo che abbiamo la possibilità, magari avete visto che loro cercavano giustamente anche di correre perché avevano tante cose da dire, ecco, se ci sono delle domande in cui possono avere la possibilità di specificare alcuni punti, secondo me è un fatto positivo per chi parla e per chi ascolta. Quindi lascerei a voi adesso la possibilità di intervenire, ovviamente se ci sono domande, altrimenti mi sono preparato 10 domande per ciascun candidato, quindi salvateli, se qualcuno che ha qualche idea, domanda, intervento. Ne abbiamo 6. No, prego. Io sono Sassari, fondatore del PD di Castellano, che me ne vanto. Volevo chiedere due cose. La regione, il prossimo consiglio regionale, può migliorare la sanità, diciamo, per i poveri? Perché cito solo due episodi. Io ho già passato gli ANT, voglio andare tutti gli anni per il rinnovo della patente. Ho il problema di cuore. Questa primavera, il primo di marzo, sono andato, guardano il certificato del cardiologo. Sono andato dentro, strassare, può uscire. Finito. Sono andato alla fine del mese a prenotarmi per fine marzo, vado a settembre. Bisogna prenotare un anno per l'altro.
e quando è là la commissione non guarda niente. E poi voglio dire un'altra cosa, per appagamento, mia nuora è disoccupata da 2 anni come Milioni, deve andare a una visita urgente specialistica con la sanità, lo scelle 14 mesi. Allora parli, il pagamento te lo fate venerdì, al lunedì con 350 euro era risolto il problema. Allora dico questo, a Castenaso c'è tanta gente che è sotto gli 800 euro di pensione. Come fa a pagare 350 euro? Purtroppo c'è tanta gente che ne ha bisogno. Spero che la nuova amministrazione risolva anche questo problema. Non è solo quello dei giovani, c'è anche quello di noi di mezza età. Grazie. Diversamente giovani. Yes. No, la domanda è chiarissima, che rivolgo poi a tutti e tre. Avere l'emergenza del pronto soccorso. Dobbiamo fare in modo che ogni cittadino, per i suoi problemi lievi, perché dove c'è la gravità, oggi dicevamo, ho fatto un incontro con dei fisioterapisti, ti diceva, se tu in questa regione sei grave, allora vieni curato. Ma se non sei grave, il problema c'è, il problema della difficoltà di prestazione c'è. Quello che lei mi diceva della delibera, lo trovo un atto dell'assessore Lusenti molto interessante, ma mi chiedo, in questi 5 anni dov'era l'assessore Lusenti? Perché non è stato fatto prima questo provvedimento? Perché è stato fatto in questo periodo? Allora un dubbio mi viene un dubbio, no? E forse ve l'ho venuto anche voi, no? E che non ce lo vogliamo dire, ma forse di sera qualcuno lo diciamo, oppure qualcun altro in Camera Carità ci dice, perché questo è il punto, cioè noi non possiamo pensare che tutti i mali della sanità si risolvono prima del 23 novembre, no? E dopo? Dopo che succede? Dopo degli ambulatori vicino là? Qual è il problema? Quindi c'è un problema in regione, c'è un problema anche di trasparenza, no? C'è il problema della legalità, ma c'è il problema proprio della trasparenza. Noi ieri un'agenzia che nessuno ha riportato diceva che il consigliere Vecchi, quello famoso della frase di 5 Stelle, questo non è un paese per vecchi, che lo trovo una cosa abbastanza molto, molto simpatica, al di là del... Si appella alla condanna che ha avuto, che obiettivamente insomma è una cosa assolutamente la palissiana, cioè io credo che non so, forse tu sei un avvocato, sei avvocato tu, ecco, forse tu dal tuo punto di vista come avvocato, gli avvocati possono vedere in tutte le cose una via di uscita, però per l'opinione pubblica voglio dire, allora il problema si pone per vecchi, ma si pone anche per molte altre persone di questo consiglio, eh? Diciamo, noi rischiamo addirittura, e ve lo dico perché io sono un civico che investe di tasca sua, no? Questa campagna elettorale, noi rischiamo anche magari di essere eletti e poi di lì a poco tempo rischiamo anche di decadere, eh? Io lo dico perché è un timore, un terrore che ho nel momento in cui io faccio questa mia campagna elettorale con tutta la voglia, la passione, la volontà che mi contraddistingue nelle cose che ho sempre fatto. E allora voglio dire, noi dobbiamo anche pensare forse di dover dire qualche cosa, dobbiamo dire qualche cosa rispetto a questo, no? Dobbiamo cercare un po' di farci forza e dire qualche cosa, perché non possiamo pensare sempre che la gente poi non si ricorda, no? Non si ricorda, perché è stato detto, no? Il Rani si è dovuto dimettere per una serie di questioni, poi rimane una brava persona, io sono d'accordo con quello che ha detto Bersani, che ha detto Renzi, che ha detto tutti, io sono d'accordo su quello, però obiettivamente insomma c'è un dato di fatto. E allora su questo noi dobbiamo un po' rifletterci su, perché non possiamo pensare che la nostra buona fede, i nostri diritti, i nostri valori, no, possano essere messi da parte rispetto a quello che noi invece vorremmo fare, quello del rinnovamento, rinnovare veramente, partecipare, essere dentro, cercare di sentire i bisogni, cercare di dare delle risposte, no, che oggi non possiamo dare, perché è vero che mancano i soldi, è vero che c'è una spesa, ma non è quello, non è, cioè noi ci trinceriamo dietro quello che è la crisi, ma dietro la crisi c'è un percorso di partecipazione che oggi non viene applicato per niente, cioè ognuno è solo in quello che fa,
E questo non è un sistema, dobbiamo rifare il sistema delle reti, dobbiamo rivedere gli ospedali, dobbiamo dare un senso alle case della salute, le reti sulle cardiologie di previsione, le revisioni, la rete dei trapianti, dobbiamo cercare di dare ordine a delle cose che oggi ordine non hanno. E questo dobbiamo essere in grado di farlo, e sarà molto difficile farlo, ma ci proveremo. Sì, io rispondo sull'altro aspetto, quello del contrasto alle attività criminali, ma io penso che siano tre i temi fondamentali su cui provare a lavorare. Uno, lo dicevo prima, la consapevolezza. La consapevolezza è fondamentale, spesso ci capita, magari è capitato anche, ed è capitato anche in provincia di Bologna. Un dato, fatturato di 20 miliardi di euro della criminalità organizzata in Emilia Romagna, dati della Direzione Nazionale Antimafia. Spesso ci capita vedere chiudere una pizzeria così, da un giorno all'altro, o una lavanderia o un'altra attività. Spesso quelli sono esempi concreti di attività in cui sono stati ripuliti i soldi che sono di provenienza illecita. In questo, dicevo, la consapevolezza, perché dobbiamo renderci conto, perché è sempre il primo problema per affrontare, è sempre il primo passo per affrontare ogni problema, che questo problema è un problema che esiste da noi. Questo esiste qui da noi. Questo non vuol dire che siamo in qualche modo, ci sono colpevoli o strane mele marce che provengono da un territorio che ha sempre avuto grandi anticorpi, che ovviamente in un sistema che è cambiato, si è globalizzato, ha aperto le proprie gare, le proprie strutture, è naturale in un paese come il nostro, che è un paese che su questo ha una sofferenza particolare, e questo è un tema che meriterebbe una puntata a parte. Anche qui da noi esiste questa possibilità. Su questo io penso a due temi soprattutto. Allora, intanto ci siamo resi conto del fenomeno troppo tardi. Come sempre in Italia si prova a risolvere i problemi quando il problema è già ad un livello avanzato, uno stadio avanzato. E quindi da questo punto di vista sicuramente c'è un tema positivo, che si sono iniziati a fare dei protocolli d'intesa importanti in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali. È un tema molto negativo, che data la parcellizzazione dei contratti e dato il subappalto, l'uso frequentissimo del subappalto, è quasi impossibile arrivare a verificare, lo dicevi bene, arrivare a verificare dove l'attività criminale si innesta. E c'è poi, oltre a questo, e adesso dirò quello che è, secondo me, una proposta possibile, c'è il tema, che conosciamo un po' tutti, del massimo ribasso, ossia l'impossibilità per un imprenditore, un'impresa a parte, c'è un numero, in Italia è l'unico paese europeo e mondiale dove c'è un numero di imprese iscritte al registro delle imprese altissimo, diciamo oltre il 100% rispetto agli altri paesi, perché con molta facilità le imprese nascono, chiudono, si ripuliscono, cambiano nome, falliscono, ripartono, insomma c'è un uso spropositato anche di quel registro. E quindi da questo punto di vista sicuramente un primo tema, dicevo, sicuramente un primo tema da mettere in campo, intanto istituire magari una task force, diciamo un ufficio della regione che si occupi soltanto di contrasto alle infiltrazioni criminali, e poi sicuramente in questo una centralizzazione e una riduzione sicuramente delle affidazioni dirette, degli affidamenti diretti, quindi un uso continuativo e costante dei bandi di gara, e in questo cercare di fare contratti che siano il più possibile omogenei, che non diano vita appunto a quella alla parcellizzazione, alla possibilità che da un contratto e che da un appalto nascano 100, 50, 30 subappalti, quindi poi è difficile andare a controllare, e intensificare il sistema dei controlli. Sicuramente da questo punto di vista si fa fatica perché i tagli soprattutto su chi si occupa di antimafia, i tagli sono devastanti a livello nazionale, e quindi il personale invece che aumentare, magari per cercare di andarci a guardare dentro, riduce. In questo la regione deve provare a fare il massimo anche mettendoci risorse proprie. Queste alcune cose che mi sentivo di aggiungere. Va bene, allora, diciamo che c'è rimasto sicuramente un tema, che è quello della casa, che è esatto, quindi direi che a me tocca il tema che è avanzato. No, ma io volevo dire a parte la battuta, volevo intervenire un attimo sul tema sempre della sanità, nel senso che mi è
capitato purtroppo qualche anno fa di avere un'esperienza molto simile a quella che prima veniva raccontata. Tante cose che era qui al Maggiore ed è stata legata a un problema di salute di un familiare, e ci è stato risposto appunto: per poter avere accesso a questo intervento ci sono 4 mesi di attesa, si parlava di un tumore, si parlava 4 mesi di attesa. Tra l'altro, per il tumore si bisogna stare entro il mese, ma questo è un altro discorso. Io chiesi: ma vabbè, vuol dire che non è così grave, che si possa aspettare 4 mesi? No, noi oltre il mese non garantiamo. Esatto, mi si è un attimo gelato il sangue. E ho detto: va bene, quindi come possiamo fare? Ah, non c'è mica problema, se erano 18.000 euro il pagamento di questo, fatto privatamente questo intervento, c'era spazio 3 giorni dopo. Il bello che era lo stesso primario, con la stessa equip medica, nella stessa struttura, cioè era tutto era la stessa cosa, salvo che dovevi pagare per avere l'accesso dopo 3 giorni. Quindi io credo che su questo fronte, io non sono un'esperta di sanità perché non mi sono sempre occupata di altri temi, però credo che su questo fronte una delle iniziative che noi dobbiamo prendere, che su cui dobbiamo lavorare, è quello di capire quale equilibrio trovare tra il servizio pubblico e quello che invece viene dato privatamente nelle stesse strutture, con dallo stesso personale, perché quando viene sbilanciato troppo a favore della parte del libero professionista è un problema, nel senso che è ovvio che se tu per 4 giorni a settimana tutto è a pagamento, per un giorno solo a settimana c'è il servizio pubblico, è ovvio che le liste d'attesa diventano infinite, quando a pagamento invece tu puoi accedere il minuto dopo. Quindi trovare il giusto equilibrio fra questi due aspetti secondo me diventa fondamentale per riuscire a dare delle risposte come servizio pubblico in tempi molto brevi o comunque in tempi ragionevoli, perché non si può dire a una persona che è lì con un problema di quel tipo: noi oltre il mese non garantiamo, ti diamo però 4 mesi di attesa, perché è ovvio che li metti nelle condizioni di fronte a un tumore di dire: vabbè, in qualche modo cerco di recuperare quei soldi, ed è una cosa onestamente sbagliata, ma anche violenta verso le persone che stanno soffrendo, immorale, esatto. Quindi questo era il tema della casa. Allora, voi sapete che anche quest'anno l'Emilia Romagna è un po' di anni che investe milioni di euro su questo fronte, sul tema della casa per le giovani coppie. Anche quest'anno c'è stato un bando per cui ha messo altri 7 milioni di euro per favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa. Io penso alla prima casa di proprietà. Io penso che questo sia fondamentale. Quando prima parlavo di sostenibilità della vita per persone e coppie, è anche questo, perché è ovvio che già col lavoro precario si fa fatica ad accedere a un mutuo e quant'altro. Se poi in qualche modo non riusciamo ad agevolare l'accesso alla prima casa, questo diventa ovviamente un problema. Quello che viene detto prima, il tema delle case nuove, delle case invece, come dire, di acquisire le case già non nuove, io credo che si possa lavorare su questo fronte, perché la cosa importante è che la Regione intervenga per favorire le giovani coppie nell'accedere a una casa. Poi le modalità secondo me si possono assolutamente studiare, si può vedere anche altre modalità rispetto a quelle che abbiamo visto finora. Il tema della riqualificazione energetica, tra l'altro, voi sapete che l'accesso alla casa era chiaramente più incentivato qualora la casa rientrasse nell'ambito di una riqualificazione energetica. Comunque il tema della riqualificazione energetica ed è anche secondo me del recupero urbanistico. Questo è uno dei fronti su cui noi possiamo lavorare. Se invece il consumo zero del suolo, io credo che moltissimo si possa fare nel recupero invece di tutto ciò che esiste, che è in degrado. Non solo i grandi distretti industriali, sono capannoni e altre strutture di grandi dimensioni. Io penso che invece si debba agire anche su quelli che sono interventi di piccole dimensioni, ma che vadano veramente a risolvere problemi di degrado all'interno delle aree urbane e delle aree vicine. Quindi su questo secondo me invece noi dobbiamo puntare moltissimo, e penso che anche la Regione possa far tanto su questo fronte. Posso aggiungere una cosa? Stavo tanto dire che, signori della casa, noi faremo, il mio comitato farà al circolo PD della Bologna il 19, un incontro alle 17.30 proprio sul tema della casa, quindi magari se interessa. Tra l'altro, prima di aprire il secondo blocco, se posso permettere di aggiungere anch'io due cose. Uno, non è un caso che molte delle vostre domande ovviamente riguardano il settore della sanità, perché come dicevamo prima, 2/3 della spesa regionale sono sulla sanità, quindi è evidente che c'è un interesse particolare per questo argomento.
Rispetto a quello che chiedeva prima la signora sulla gestione delle infiltrazioni mafiose, giustamente Luigi dà un dato che è significativo per tutti: 20 miliardi di euro il fatturato delle mafie qui in Emilia Romagna. Vi aggiungo altri due dati che secondo me sono altrettanto preoccupanti: ci sono 109 beni confiscati in Emilia, tra cui alcuni qui vicino, parliamo di pochi chilometri, San Lazzaro ce n'è uno per intenderci, non so quanto di voi, Granarolo. E la percentuale di beni restituiti alla collettività è il 22%, cioè 2 su 10 riusciamo a restituirli. Ci sono dei problemi nella gestione e nella restituzione dei beni confiscati, e questo è un problema perché non fa parte anche un po' della nostra cultura amministrativa, anche se devo dare atto che il precedente consiglio regionale ha fatto una legge contro l'infiltrazione mafiosa che è stata riconosciuta come una buona pratica a livello dell'ONU, ma ovviamente molto si può fare sul tema del massimo ribasso e dei servizi. Do la parola ad un altro elemento di riflessione che magari, ecco, è la mia domanda per tutti e tre. Cioè, oggi noi parliamo delle elezioni regionali, però non dimentichiamoci che le regioni sono oggetto di un processo forte di riforma che ne cambierà il ruolo in quanto autonomie dei territori, e quindi in questa prospettiva il prossimo consiglio regionale avrà anche la possibilità di incidere direttamente su quelle che saranno le politiche nazionali, scorporando l'articolo 117, cioè costruendolo in maniera diversa. Quindi è un'altra delle sfide che riguarda tutti coloro che si impegnano, che assumono questo impegno in regione, che non è solo un impegno localizzato e territoriale, ma anche un impegno poi di portare gli interessi delle regioni nel campo del nuovo Senato. Quindi è chiaro che è una sfida di cambiamento che ovviamente sta riguardando l'intero assetto del Paese. Io raccoglierei ancora 4-5 domande, se ci sono. Prima so che... ok. Buonasera, allora io intanto faccio complimenti. Vuole il microfono? No, prego. Grazie, allora. Intanto buonasera a tutti, rivolgo un applauso ai tre candidati, soprattutto alla onestà intellettuale, perché di fronte a una campagna elettorale imminente parlano proprio a viso aperto e con un'onestà intellettuale che da diversi anni non si sentiva. Ora, per l'ingegner Danini chiedo di sapere come intendono gestire il sistema aeroportuale in Emilia Romagna, perché mentre in altri paesi, faccio esempio New York, gli aeroporti ne hanno fatti 3 a New York, non a ogni 50-60 km dei piccoli aeroporti, dove è solamente un proliferare di poltroni inefficienti, sinergie zero, costi alti. Poi, come qualcuno ha detto, abbiamo visto i risultati degli aeroporti, insomma, con i fuori. Poi, per quanto riguarda l'avvocato Tosiani, vedo che le regioni, il rappresentante delle regioni Chiamparino, si lamenta perché il governo taglia le risorse alle regioni, ma le regioni hanno molto da farsi perdonare, soprattutto in temi anche di costi. Ecco, volevo chiedere a voi come pensate di gestire i costi dell'Assemblea legislativa e i finanziamenti dei gruppi dell'Assemblea legislativa e vari gruppi politici. Perché giustamente parlate di astensione della gente non è più affezionata alla politica, però è un motivo, cioè è la politica stessa il problema di questa disaffezione. Secondo punto per signor De Nigris, voglio chiedere, io leggo sui giornali che i primari, i dirigenti sanitari, adesso poi mi corregga, una parte sono di nomina regionali, invece quelli universitari vengono nominati di accordo tra l'assessore alla sanità e l'università. Però vedo che qui tutti ci lamentiamo, liste d'attese, però vedo che questi, oltre ad avere uno stipendio fisso, vedo quando vengono erogati i premi dalla regione, vedo premi che sono il doppio o il triplo dello stipendio. Allora mi chiedo, ma se abbiamo delle liste d'attesa di 3-4 mesi, com'è che questi direttori sanitari vengono sempre premiati come se tutto funzionasse bene? Quindi il suo impegno, oppure se mi può dare delle delucidazioni su queste remunerazioni a fronte di servizi che
possiamo dire che l'Emilia Romagna sì, è buona nel panorama italiano, però il panorama italiano è molto basso. Grazie. E c'è una domanda per ciascuno, di voi. Altri interventi? Parli ora, taccia per sempre, diceva. Sì, da quelli dopo l'intervento, grazie. Buonasera. Visto che è un argomento, mettiamola così, un po' più tecnico, che forse interessa meno direttamente le persone, ma in realtà poi le potrebbe colpire in maniera pesante, e visto che Marco ha introdotto l'argomento del riordino istituzionale, e visto che ho questa mezza fortuna di essere anche componente del Consiglio metropolitano, mi piacerebbe capire, visto anche che siamo in un ambito del nostro partito, siete i candidati del Partito Democratico, siamo il Partito Democratico al governo di Castraso, di Bologna, della città metropolitana e speriamo probabilmente anche della regione Emilia-Romagna, mi piacerebbe che ci fosse un po' di uniformità di intenti, perché altrimenti accade che mentre parliamo in un verso con le persone di cambiamento, di semplificazione, di trasparenza, poi stiamo costruendo un sistema, e qui mi rivolgo a tutti, arrivo fino al governo senza problemi, un sistema in cui avremo dei livelli istituzionali che non si capisce bene cosa dovranno fare, come lo dovranno fare, come dovranno rapportarsi con gli altri. E per spiegarmi meglio parlo di Comune di Castraso, Unione Terre di Pianura, Città Metropolitana, Regione Emilia-Romagna, Ministeri vari. In questo sistema, peraltro, mentre diciamo che siamo dalla parte dei cittadini, che bisogna restituire il potere ai cittadini che comandano loro, che bisogna essere democratici, due di questi livelli degli enti locali non sono neppure eletti direttamente dai cittadini. Quindi potrebbe accadere che io, Comune di Castenaso, debba conferire delle funzioni all'Unione Terre di Pianura, la città metropolitana, per come la stanno gestendo, sta cercando di sbolognare tutto, a Bologna poi si può dire, e alla fine gli unici due enti che avranno il potere, perché avranno le risorse e la responsabilità decisionale, saranno quelli non eletti dai cittadini. Io la trovo una cosa decisamente grave e spero che appunto all'interno di un partito come il nostro, che bene o male sta diventando egemone proprio perché siamo bravi e perché stiamo dimostrando di essere il meglio sul campo, abbia anche la forza di dire che dobbiamo andare verso il potere ai cittadini, che è l'unico modo, è l'unico strumento poi per consentire davvero il controllo e anche il ricambio, perché altrimenti succede come nella sanità in Emilia Romagna, che eravamo al top nel mondo e stiamo peggiorando grandissimamente. Poi non sto a dirvi le cose che abbiamo già sentito, aggiungo solo sulla sanità che forse qualche barone anche ora che venga mandato a casa, che la smettano di scegliere loro i loro assistenti e che vengano scelti non per merito ma per qualche altra ragione. E forse un po' più di coraggio questo partito lo dovrebbe avere, perché se no diciamo che vogliamo cambiare verso e poi non cambia niente. Altre domande? Dunque, io sono un operatore della sanità, sono medico naturalmente. Io faccio presente questo, che abbiamo più personale amministrativo che medici nella nostra provincia. La nostra unità sanitaria locale è piena di personale amministrativo. Vi faccio anche il rapporto tra i numeri. Sono 6.800, sono 3.600 il personale amministrativo, sono 3.200 medici. Io dico, tutti i progetti che vengono fatti nell'ambito dell'ASL, che poi alla fine partono e finiscono da zero, dopo 2-3 mesi, e si sperperano un sacco di soldi, di denari veramente che potevano essere inseriti in altri progetti più validi, dovevano finire. E chi li controlla? E se queste cose non ce le diciamo in questo ambito,
mi rende difficile poter parlare fuori, perché ci facciamo del male. E per uno che lavora all'interno di un sistema, sopportare questo non è una cosa semplice. La coscienza si fa vedere in questi campi e la trasparenza deve essere qui, non altrove. Beh, ce n'è di carne al fuoco per rispondere. C'è un'altra domanda. Non so se riesco a esprimermi bene. Allora, noi viviamo in una società che l'egoismo del capitale opprime l'essere umano. Io credo, a voi, io sono già pensionato, sono già qualche, io credo voi giovani su queste considerazioni, su queste valutazioni dovete fare i conti, ma molto io. Un'altra cosa che io devo dire, la meritocrazia e la professionalità sono due cose ben distinte. Ricordatevelo che la meritocrazia ha portato in crisi qualsiasi Stato, qualsiasi. Invece la professionalità vuol dire creare l'essere umano, far partecipare l'essere umano e rinnovarsi, perché nella società attualmente che noi viviamo, l'università e vi dicevo, non dà quei, la politica, scusate, la politica non dà quei mezzi utili per creare un essere umano autosufficiente. Perché dico questo? Perché l'università ha il suo corso, dopo l'università ci sono altri settori che si chiamano istituti professionali. È da lì che viene fuori l'essere umano, che si crea l'essere umano e sa rispettare. E si sa rispettare. La professionalità si sa rispettare. Ma la meritocrazia non si sa rispettare. Perché la meritocrazia serve solo per avere un diploma. Sono cose non indifferenti. L'altra cosa che io dico, gli avvocati che abbiamo in Italia, andiamo a guardare dove viene il male della mafia. Chi lo crea il male della mafia? Chi lo crea? L'egoismo dell'essere umano. Non lo crea Tizio Caio, però la creiamo noi. Allora, per superare questo dilemma, perché gli avvocati hanno due facce, ricordate, non hanno come, ne hanno due, ne hanno due facce, ricordate. Allora, a un certo momento io dico, per queste cose, non c'è più che bisogno di fare che cosa. Hai una licenza pubblica, la rispetti, se non la rispetti, te la ritiro, non ti faccio delle multe, te la ritiro. E nel campo nazionale tu non puoi più fare nessuna licenza. Non abbiamo creato di creare degli organi per dei vigili di questo là per perseguirti. No, questa è una cosa supraconiente. E l'altra cosa che io dico nelle leggi italiane, dobbiamo portare chi informa l'ordine preposto per chi non fa la parte del suo dovere, non deve essere mai portato davanti a un giudice. Grazie. Bene, chi parte? Allora, per solidarietà dico anche, siccome è il mio collega avvocato, anche io vorrei cambiare la faccia ogni tanto, ma una sola ne ho, purtroppo. Io mi prendo la sollecitazione di Marco, se facciamo divisione delle risposte, e ovviamente l'intervento del sindaco, perché chiamo anche un po' in causa, diciamo così. Allora, io dico questo, nel rapporto regioni e Stato, vista la imminente, speriamo il positivo esito della riforma del Senato, che comunque rappresenta un momento importante, perché ricordiamoci che tutti abbiamo detto da 20 anni di voler superare il sistema del bicameralismo perfetto. Adesso discutiamo nel merito, ma stiamo lavorando per superarlo, quel sistema. Detto questo, soprattutto vista anche la trasformazione di quel Senato,
prima di entrare nel dettaglio di come questo rapporto deve vivere istituzionale tra le regioni e lo Stato, voglio lanciare una sfida, provando ad alzare l'asticella, in una regione che è sempre stata all'avanguardia anche dal punto di vista delle riforme, dei processi. Perché pensare che con un Senato che diventa Senato dell'autonomia, il sistema di questo paese possa ancora reggere con 20 regioni e 8.000 comuni, secondo me ci deve far riflettere sul fatto che anche da questo punto di vista dobbiamo andare veloci verso una riforma di questo sistema, perché è un sistema che non tiene più. Il Molise ha meno abitanti della città di Bologna. Mi chiedo perché oggi Sicilia, Sardegna debbono essere ancora regioni a statuto speciale, visto che il sistema cambia, quelli sono accordi post guerra mondiale, non capisco perché oggi dobbiamo avere ancora un paese che ha queste esperienze qua. E quindi un nuovo regionalismo, perché no, guidato dall'Emilia Romagna, che proveremo a cambiare, deve far sentire a questo paese che la necessità di riforma riguarda tutti, anche perché, così come vale per le regioni, vale per i comuni. 8.000 comuni, di cui la metà sotto i 4.000 abitanti, penso, nonostante l'amore per i campanili e per questa particolarità del nostro paese, sia un numero che non possiamo più sostenere, visto che spesso troviamo comuni con un solo dipendente, esistono queste esperienze, e che sia naturale la gestione associata dei servizi, il lavoro per le unioni dei comuni. Detto questo, però, visto che abbiamo questa volontà, ricordo che in Emilia Romagna il 90% dei comuni è associato in unione, visto che abbiamo questa volontà, questa necessità, e prima ancora di, diciamo così, ragionare in termini di riforme calate dall'alto, proviamo a autoriformarci, perché penso che sia sempre meglio quando le riforme si costruiscono dal basso con i cittadini. Dobbiamo però capirci poi su come adattiamo il nostro sistema al tratto istituzionale che vogliamo dare. E qui entro con i piedi nel piatto sul tema che poneva il sindaco, perché è chiaro che se costruiamo una città metropolitana che dovrà, dal primo gennaio sarà un ente vivo a tutti gli effetti, e il sindaco di Bologna sarà il sindaco metropolitano, quindi di un'area vasta, noi non ci siamo forse neanche resi conto di quanta importanza avrà nel ruolo in regione e nel nostro territorio. Però per fare questo dobbiamo intanto andare al tavolo di una discussione con la regione su quali saranno le funzioni di questa nuova città metropolitana, e poi però, perché pensare che la città metropolitana sia la provincia, sia la sostituzione della provincia, è pensare di aver fatto partorire un topolino da una montagna. Quindi o questa città metropolitana diventa davvero un ente capace di migliorare anche attraverso le esperienze delle unioni e in accordo con i comuni la vita delle persone attraverso maggiori risparmi da investire nei servizi ai cittadini, oppure abbiamo perso una grande occasione di riforma. Per fare questo, oltre a un sistema istituzionale che funzioni e quindi avere forza e autorevolezza politica al tavolo con la regione, perché si tratterà di questo, e non sempre le opinioni anche del nostro partito sono concordanti, diciamo così, dobbiamo dirci un'altra cosa, e su questa provo a prendermi un piccolo appunto personale. Sono stato tra quelli, devo dire anche assieme al sindaco di Castenaso, che ha provato a fare un primo passo in una discussione più interna al PD per far inserire da subito la possibilità di arrivare e di lavorare, perché nello statuto sia prevista, in una data che possiamo decidere assieme, l'elezione diretta del sindaco metropolitano. Perché nel momento in cui andremo a contrattare con la regione le funzioni della nuova città metropolitana, faccio solo un esempio: in materia di tributi, e quindi la TASI, la TARI, le cose che toccano la vita concreta dei cittadini, ci sarà la possibilità per la città metropolitana, magari in accordo con le unioni dei comuni che hanno già l'handicap di non essere elette direttamente, quantomeno la città metropolitana, il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano magari interverranno su un'imposta. Il cittadino di Castenaso andrà dal sindaco a dire perché è cambiato questo aspetto, e la risposta sarà: abbiamo cambiato il consiglio metropolitano. Diciamo, viene naturale pensare: ma io non ho votato quel consiglio, quel sindaco, e quindi l'autorevolezza di quella decisione passa da un rapporto di fiducia che soltanto un'elezione può dare. La legge del Rio è una legge che magari ci doveva necessariamente farci passare da un passaggio di questo tipo, non sono un ingenuo, lo capisco e lo riconosco,
Però scriviamo in quello statuto che nel 2023, che nel 2018, che nel 2025 noi arriviamo all'elezione diretta, perché altrimenti rischiamo di fare un ente così importante ma così poco riconosciuto dai cittadini. Perché Lione, in Francia, che ci ha messo 30 anni dal giorno in cui ha fatto lo statuto, senza scrivere il giorno in cui si sarebbe andati all'elezione diretta, per poi arrivare all'elezione diretta. Siccome siamo Bologna vorremmo metterci un po' meno, e se lo scriviamo ci arriviamo. Quindi questa è la mia risposta sul tema. Chiudo dicendo una cosa sul rapporto, e entro anche un po' con i piedi nella dialettica politica, quindi la domanda anche Chiapparino alle regioni. Io penso che, diciamo così, la stagione in cui con questo governo si sia chiusa la stagione per cui gli enti locali venivano considerati bancomat dello Stato quando bisognava fare cassa. Però penso che dal punto di vista delle regioni, che diciamo così non sono state sempre esempi virtuosi di spesa, perché nonostante hanno fatto molto, e l'Emilia Romagna è una regione che ha saputo amministrare sotto tanti punti di vista, se sulle spese dei gruppi tutte le regioni hanno avuto dei problemi non soltanto di tipo contabile, quindi con indagini alla Corte dei Conti, ma problemi di rilevanza penale, quindi con condanne, rinvio a giudizio, eccetera, eccetera, credo che una riflessione vada fatta. Quindi anche le regioni, sia giusto avere un'interlocuzione col governo, e la stanno avendo gli enti locali, con l'ANCI e con i rappresentanti delle regioni, sia giusto avere questa interlocuzione, ma anche nelle regioni ci sono dei punti dove si può andare a intervenire. E quindi io mi metto in quella polemica, mi metto tra coloro che pensano che lo sforzo lo dobbiamo fare, ma lo dobbiamo fare tutti. Lo dobbiamo fare al governo, lo dobbiamo fare anche nelle regioni. Chi non può sicuramente fare più sforzi sono i sindaci che si trovano in frontiera da questo punto di vista. Sulle spese dei gruppi finisco con una proposta che mi sembra sia ormai anche di fatto quella che si andrà ad utilizzare, o comunque che, qualora io venisse eletto, proporrò e cercherò di fare in modo che sia così. Io penso che i consiglieri regionali abbiano uno stipendio assolutamente dignitoso, e per il tenore di vita di oggi anche una fascia A medio alta, e quindi penso che per non creare quegli equivoci per cui il discrimine tra l'incontro istituzionale e l'incontro con il proprio amico sia un discrimine troppo sottile per andare poi a giudicarlo e quindi a validare o meno quella spesa, perché siamo passati che si validavano tutti e quell'esperienza la dobbiamo chiudere, noi dobbiamo fare in modo che con quello stipendio ci si possa tranquillamente andare a mangiare col sindaco per un incontro istituzionale, e in quello stipendio c'è anche quella quota che tu puoi permetterti per pagare quella pizza o quel panino. Perché se paghi un pranzo per un incontro istituzionale, non è sicuramente, cioè lo puoi sicuramente fare con quello stipendio, il problema diverso è se ci vuoi mangiare l'aragosta. È chiaro che a quel punto non ti basta più lo stipendio. Quindi io sono per una cosa molto semplice, che mi sembra che nell'ultima fase sia stata anche applicata: taglio completo di qualsiasi rimborso. C'è un'indennità, in quell'indennità si possono fare anche gli incontri, gli incontri istituzionali. Dopodiché, se ci sono attività legate al gruppo, convegni o cose che sono, diciamo, di un'organizzazione più complessa, si fanno prima autorizzare e poi si impegna la spesa. Una cosa molto semplice. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è necessario cambiare verso le regioni. Va bene, io mi collego a quello che stava dicendo Luigi, perché mi sono occupata, come vi dicevo, di città metropolitana, e quindi mi sembra giusto rispondere su questo tema. Allora, io sono tra le pochissime che si è battuta per una città metropolitana elettiva, penso di averle anche prese in questi anni per questo, ma secondo me è una battaglia da fare, l'ho fatta fino in fondo. Poi ha vinto un altro tipo di idea di città metropolitana, ma secondo me c'è ancora tutto lo spazio per far sì che il prima possibile questa città metropolitana diventi elettiva, perché è l'unico modo per avere una città metropolitana forte, perché sennò il rischio è di avere un ente di secondo livello che coordina, cercando di sopravvivere tra venti e contro venti, ma senza fare realmente politiche di area vasta, che sono quelle su cui noi dovremmo invece puntare in maniera più forte. Quindi voi sapete che c'è un tema, secondo me, di democrazia, perché ovviamente il sindaco di Bologna, eletto da 300.000 abitanti, è difficile che rappresenti 1 milione di abitanti, che sono oggi 1 milione di abitanti della provincia, della città metropolitana di Bologna.
Questo è un primo problema. C'è un secondo problema, che si rischia di fare cittadini di serie A e cittadini di serie B, perché è evidente che se io sono il sindaco di Bologna e si selezionano 10 persone che magari rappresentano i 10 comuni più grandi come consiglio metropolitano, quando devo andare a scegliere dove fare la scuola, dove fare la strada, non la farò mai a Castiglione dei Pepoli o a Castel di Casio o a Borgo Tossignano, perché vivranno altre logiche, e al tempo stesso se devo scegliere dove fare la discarica sarà molto difficile che la faccia a Bologna città, dove poi devo andare a prendermi i voti la volta dopo. Per cui c'è un problema di giustizia. La provincia, con tutti i limiti della provincia, ma in questi anni ha fatto equità tra i territori, per cui c'era la scuola a Castiglione dei Pepoli, perché c'era la strada a Malalbergo, perché c'era qualcos'altro in altri comuni. Si cercava di fare equità, e quello è quello che dovrà fare la città metropolitana, se no si fanno i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. C'è un altro problema, un problema di terzietà. Qui viene meno un principio che è fondamentale, perché quando tu sei il controllato e il controllore è ben difficile fare le cose fatte bene. Per cui questo principio di terzietà è fondamentale in tantissimi settori, dall'urbanistica alla pianificazione territoriale. Vi faccio le multe per legate all'ambiente. Quando un'azienda inquina, ci sono chiaramente l'ufficio provinciale che faceva le multe a queste aziende, poi magari arrivava qualche sindaco che ti diceva no, quell'azienda non puoi andare a colpire, tu dici no, guarda, ci sono i parametri, ti assicuro che merita la multa e si fa la multa. Ma se poi deve essere il sindaco che va a fare la multa all'azienda del proprio territorio, che non la farà mai quella multa, la farà in pochissimi casi, sarà il sindaco che vorrà farla, il sindaco che non vorrà farla. Per cui il tema della terzietà era fondamentale, si può garantire solo con un ente eletto. E quindi per questo dico, ho lottato fino all'ultimo, le ho prese, non ho nessuna intenzione di mollare l'osso adesso, perché si continuerà a lottare per avere una città metropolitana elettiva. Tra l'altro c'è un altro problema grossissimo che non so quanto sia stato affrontato. Noi abbiamo più volte chiesto di accelerare la regione su quello che è la ridistribuzione di funzioni e deleghe, perché noi quando l'abbiamo chiesto un anno e mezzo fa e dicevamo che eravamo in ritardo, adesso mancano 2 mesi e non si sa ancora chi farà cosa. Quindi è fondamentale che non appena il consiglio regionale entrerà in carica si affronti questo tema, il tema di chi assolverà ai compiti che finora erano delle province. Allora, ci sono tutta una serie di temi. Io prima ho richiamato centri per l'impiego e tutte le politiche attive per il lavoro, ma non sono solo la provincia, per dirvi, ha gestito una cosa come 1500 tavoli di crisi aziendali in 3 anni. C'è una miriade di lavoro, di tutte le aziende sotto i 500 dipendenti, ma ci sono le politiche dell'agricoltura, quelle del consumo del suolo, tutte queste politiche che sono evidentemente di area vasta, non possono essere gestite a livello di comune, devono essere per forza portate a un livello che è quello regionale. E quindi tutte queste analisi andavano da fatte, dovranno essere fatte adesso e dovranno essere fatte anche in maniera molto rapida, perché dal 1 gennaio entra in vigore la città metropolitana. Quindi questo è un problema secondo me molto molto importante. Tra l'altro vi faccio presente che i dipendenti della provincia, sono 900 persone, vivono una situazione difficilissima. Io adesso più volte sono stata in provincia, le persone non sanno che cosa fare adesso, perché nessuno gli sta dicendo che cosa fare, quindi ognuno continua a fare il proprio lavoro ma senza avere una guida. Ma non sanno neanche dove andare a lavorare, si parla di mobilità, si parla di difficoltà a pagare gli stipendi al 2015, quindi le persone sono ovviamente in uno stato di difficoltà pesante. Quindi anche ai dipendenti della provincia va data una risposta, perché queste persone, io ci ho lavorato 5 anni in consiglio provinciale, ci sono dappertutto quelli che lavorano meglio e quelli che lavorano peggio, ma ci sono delle persone lì che si fanno carico di attività che magari non competerebbero neanche a loro, ma che anche adesso, in questa fase transitoria, nell'incertezza più totale, stanno cercando di sopperire al fatto che il turnover è bloccato, che sono sotto organico e via dicendo. Queste persone sono state, io dico, maltrattate,
sono state, il loro lavoro è stato svilito in questi anni. Allora, se noi vogliamo che queste persone vengano rimotivate e possano lavorare in maniera serena, c'è da fare un lavoro importantissimo nei loro confronti, perché noi adesso diciamo non servono le province e sembra che il loro lavoro sia stato inutile. Non è che adesso se lo portiamo in regione, lo portiamo all'unione comunale o ai comuni, qualcuno dovrà farlo, quindi o le persone che ci sono adesso in regione e ai comuni non stanno facendo nulla e possono assolvere alle funzioni della provincia, o queste persone andranno spostate a qualche livello per continuare a fare il lavoro che sanno fare bene, perché ci sono delle eccellenze anche in provincia, e il fatto che adesso le migliori competenze stiano andando via, perché in questa situazione di incertezza appena uno ha la possibilità di cambiare, sta cambiando, sta andando via in parecchi, noi stiamo perdendo un patrimonio di competenze, io ve lo dico in maniera molto, molto sincera, ed è un problema. E quando l'abbiamo detto ci hanno risposto che noi eravamo gli ultimi giapponesi, ci hanno deriso dicendo che eravamo gli ultimi giapponesini allocati nel palazzo. Era un palazzo dove vi assicuro che non è che fosse neanche da... Quindi era il fatto che le cose quando si fanno bene, e quindi il tema della città metropolitana elettiva e anche della salvaguardia dei dipendenti, delle competenze di questi dipendenti, secondo me era una priorità, era tuttora una priorità. C'è il tema del taglio dei costi delle regioni, adesso si è detto moltissimo, vi dico un'altra cosa, in consiglio provinciale noi ce li siamo tolti i costi di rappresentanza, in 5 anni non abbiamo mai avuto spese di rappresentanza, perché? Poi tra l'altro il consiglio provinciale prende dei gettoni che sono irrisori rispetto a quello che si prende in regione, ma rientra nel compito di un consigliere. Quando io andavo a Gaggio Montano a inaugurare la piazza, ci andavo in fede da lavorare e a spese mie anche col carburante, non aveva neanche il rimborso del carburante, ma ci sta, cioè rientra nel tuo ruolo di consigliere. Figuriamoci con un consigliere regionale dove l'indennità mi sembra che si possa ampiamente coprire le spese del caffè piuttosto che della macchina quando vai a fare un'attività istituzionale. Quindi io sono completamente d'accordo su quello che diceva prima Luigi, non sto a ripeterlo anche per questioni di orario. E altra cosa, tagliare le spese delle regioni, io dico cioè, ci sarà da tagliare, perché ci saranno delle sacche di inefficienza su cui agire, ma andare a tagliare come sta proponendo adesso il governo, a me preoccupa, perché il primo risultato sarà tagliare i servizi, prima che si vada a capire dove sono le sacche di inefficienza e a colpire quelle. E adesso a forte tagliare, faccio un esempio delle province, oltre a non sapere come pagare gli stipendi al 2015, non sappiamo come pagare il sale per quando arriverà la neve sulle nostre strade. Quindi attenzione, che io sono d'accordo assolutamente ridurre le inefficienze, ma attenzione che tagliare vuol dire tagliare quei servizi, tagliare poi quello che i cittadini poi dovranno in qualche modo vivere sulla propria pelle tutti i giorni. Quindi su questo secondo me bisognerà stare attenti sui tagli. Poi mi piacerebbe anche, lo dico molto onestamente, abbiamo tagliato i comuni, abbiamo tagliato le province, abbiamo tagliato le regioni, mi piacerebbe si cominciasse a tagliare anche i ministeri le spese, perché se andiamo a vedere le percentuali dei costi della spesa pubblica non stanno mica a livello locale, stanno a livello di ministeri e di Parlamento. Per cui sono d'accordo che noi tagliamo tutto, però vorrei che cominciassimo a tagliare anche a livello nazionale. Ultimo punto, e poi mi taccio, è il tema dell'aeroporto. Allora, io credo, io anche qui un'altra battaglia che sto facendo da anni, poi sono stata esule politica anche per quello da Imola, comunque il tema del policentrismo. Cioè, si diceva prima, il policentrismo ormai è evidente che non funziona più, secondo me è stato forse anche un errore del passato quello di spingere in questa direzione, non si possono avere 27 aeroporti, 55 fiere e via dicendo. Perché? Perché non è sostenibile, perché prima o poi ci si scontra col fatto che l'aeroporto di Forlì è stato già chiuso e quello di Rimini, adesso poche ore fa c'era una cordata che cerca di salvarlo, ma non è sostenibile. Allora, secondo l'aeroporto di Bologna, tra l'altro, ha avuto dei risultati straordinari in questi anni, poi la Giuseppina Gualtieri quando è stata presidente ha lavorato secondo me in maniera egregia e tuttora si sta lavorando bene, stanno aumentando i viaggiatori e mi sembra che la qualità del servizio all'aeroporto di Bologna sia molto importante, sia positivo. C'è stata anche alcune scelte coraggiose di portare Ryanair, chiaramente spostata da Forlì a Bologna, ha fatto sì che Forlì entrasse in crisi e che Bologna invece aumentasse di dismisura i suoi viaggiatori, cioè gli utenti che passano per l'aeroporto di Bologna. Quindi secondo me il tema è
cominciare a puntare su delle eccellenze e su quelle investire. Investire sull'aeroporto di Bologna vuole anche dire che l'aeroporto di Bologna deve essere collegato alla città di Bologna, alla stazione ferroviaria di Bologna. E come lo si collega? Qui ci sono varie teorie, ma la più veloce, ve la dico, adesso tipo il mover, non so se come si farà e quando si farà, ma certamente lì c'è, basta un chilometro di ferrovia per arrivare dentro. 900 metri. Sì, un chilometro, circa un chilometro di ferrovia per arrivare con il servizio ferroviario metropolitano direttamente dentro l'aeroporto. E allora investiamo, cioè prima di cominciare a parlare di opere faraoniche, investiamo su quello che si può fare con pochi soldi e in tempi brevi. Vogliamo potenziare il servizio ferroviario metropolitano, colleghiamo l'aeroporto. Se i viaggiatori arrivano a Bologna, da lì hanno un sistema veloce per arrivare alla stazione dei treni, abbiamo l'alta velocità, abbiamo un servizio regionale con la ferrovia metropolitana, dopo da lì è un attimo essere in Riviera piuttosto che arrivare a Firenze o da altre parti. Per cui la mia idea è l'aeroporto di Bologna, investiamoci, ma investiamo soprattutto sul collegamento tra l'aeroporto di Bologna e i punti carne del trasporto e della città di Bologna, che può, su cui dobbiamo investire in termini di turismo, anche potenziare l'aeroporto e potenziare i collegamenti, perché poi tutto torna lì. Io dico sempre, quando noi lavoriamo nella casa di risveglio Guadagni Cristi, arrivano persone anche giovani, oltre che persone in età adulta, che hanno avuto un grave trauma, no? Hanno avuto un incidente, hanno avuto un fatto vascolare, sono in coma, hanno passato il pericolo di vita e sono in una condizione di mancanza di coscienza, minima coscienza, e sono situazioni gravi dalle quali l'80% esce e torna a casa con un buon grado di autonomia, c'è un 20% però che non si riprende, che non ha dei risultati apprezzabili, per i quali però pur sempre c'è da fare un percorso di vita e di benessere. Perché dico questo? Perché qualcosa di grave è avvenuto, non possiamo non negare alla famiglia e a noi stessi che è accaduta una cosa molto grave. Non è che non è accaduto niente, è accaduta una cosa grave che ha cambiato il corso della loro vita e anche della nostra, che siamo vicini a loro. Se noi non ci rendiamo conto che in questi ultimi anni è successo qualcosa di molto grave, la crisi economica, la crisi politica, la crisi dei valori, e che la crisi delle istituzioni che ha cambiato la città metropolitana. Io ho lavorato per lunghi anni in provincia, so quanto i dipendenti provinciali sono bravi, ma è cambiato tutto. E non possiamo far finta che non sia successo nulla e che tutto sia come prima. No, lo stesso Bonaccini dice i tagli non saranno lineari, ma i tagli ci sono e non saranno lineari. E allora bisogna capire che non si può più, però, e lei ha ragione, cioè i direttori sanitari generali che sono nominati dalla regione ed hanno i premi di qualità, i premi di produttività, eccetera, non possiamo però pensare che tutto sia la legge del budget, perché questo è. Perché gli operatori sanitari vivono in questa mancanza di motivazione, in questa depressione di un lavoro che non li gratifica più? Lo stesso medico fa il passacarte, fa l'amministrativo, diciamoci anche questo. Il medico non fa più il primario, fa anche l'amministrativo. Allora, questa motivazione che non c'è più, noi non dobbiamo più pensare di agire solo per budget. Noi non siamo degli scontrini, no? Non siamo delle persone, dei numeri che in qualche modo veniamo gestiti perché facciamo reddito o perché facciamo spesa. Noi non siamo una spesa, noi siamo un investimento. Non è soltanto il PIL, c'è anche il PIL, il benessere interno lordo, quello è quello a cui noi miriamo, il nostro benessere. Dov'è il nostro benessere? Ecco, questo è il punto. Allora noi dobbiamo operare per progettualità condivisa, per progettazioni, nelle quali chi andrà in consiglio regionale, noi consiglieri, saremo quelli che saremo in grado di andare sul territorio e fare la nostra parte di vita insieme alle persone che la fanno. Noi non possiamo pensare che le aziende siano soltanto piramidali, il direttore generale non parla con i primari, ma parla soltanto con quelli che sono apicali, tutto il resto sono persone che in qualche modo si arrangiano per conto loro o per delle informazioni che hanno di secondo o di terza mano. Non è così che possiamo fare più. Qualcosa di grave è successo,
e noi dobbiamo rendercene conto. Io dico anche di più, noi parliamo di scontrini, di pizze, di cose, ma perché non ridurre l'indennità del consigliere regionale? Per quale motivo non ridurla? Perché qui bisogna dirsi anche questo, dobbiamo farlo. È vero che noi quando verremo eletti dovremmo rimborsare il partito di 15.000 euro di quello che è stato speso per la campagna elettorale che è stata fatta, che abbiamo fatto anche noi a spese nostre, quindi noi dovremmo ridare dei soldi al partito. Ma voglio dire, questi soldi che noi dobbiamo ridare al partito, forse sarebbe il caso anche, come trasparenza, i consiglieri si riducessero. Perché vorremmo sapere noi come quei soldi vengono utilizzati, cosa vanno a ripianare, ma anche noi che saremmo eletti dovremmo dire come noi vogliamo in qualche modo tagliare la spesa delle regioni. Questo bisogna farlo però, se vogliamo fare una cosa, se poi vogliamo fare sempre le solite cose, facciamole pure, ma se noi vogliamo fare marcare la nostra diversità, dobbiamo fare questo. Bene, a me non riesco che fare delle veloci conclusioni. Innanzitutto io ringrazio davvero i tre candidati, Daniela Vannini, Fulvio De Nigris e Luigi Tosiani, quelli faccio in bocca al lupo, e li ringrazio perché questa sera hanno veramente fatto vedere che c'è la possibilità di fare una campagna elettorale parlando di temi concreti. Questa sera non avete sentito questioni astratte che non riguardassero invece problemi che davvero chiunque di loro, o come mi auguro tutti loro, si troveranno ad affrontare quando faranno il lavoro del consigliere regionale. E poi un ringraziamento lo faccio a Giuliano Sacchi per aver pensato a questa iniziativa, e lo faccio a tutti voi, perché spesso vedete da Bologna, che poi non siamo molto lontani, siamo vicini, si dice che Castenaso sia un territorio fumantino, no? Beh, io ho sempre pensato che in realtà la vivacità sia espressione di vitalità di un territorio e di un partito, in una convinzione che se il partito dialoga, si confronta, a volte anche critica le proprie opinioni, ma lo fa all'interno di un senso di comunità, è un percorso di crescita per tutti quanti. Quello che ci insegna da sempre la storia della sinistra è che la sinistra divisa perde. Se sa allargare il consenso, diventa il più grande fattore di trasformazione della società e del paese. Questo non dimentichiamocelo mai, a tutti i livelli. Chiunque di noi, quando fa politica, si interessa non solo di se stesso, ma si interessa delle generazioni future, a qualunque età, a qualunque stadio, a qualunque livello. Io l'impegno che mi sento di prendere come in rappresentanza della Federazione Provinciale PD Bologna è che per adesso la nostra concentrazione da qui al 23 novembre deve essere pancia a terra sulle elezioni regionali a contrastare il nostro avversario, perché ricordiamoci che noi non abbiamo nemici politicamente, ma abbiamo avversari, e il più grande avversario è l'astensionismo. E chi pensa che andare a votare sia inutile, e chi pensa che destra, sinistra, centro siano tutti uguali, questo è il nostro avversario. E vi ricordo che avere la possibilità di indicare una preferenza sul consigliere regionale è uno strumento di democrazia oggi prezioso in Italia. Per questo vi chiedo di sfruttarlo, approfittando anche della possibilità del doppio voto di genere, quindi indicando un uomo e una donna come consiglieri regionali. Il mio impegno invece come federazione è che dal 24 novembre torneremo ad affrontare tutti i problemi che riguardano e le opportunità che riguardano il partito e il territorio, perché ci aspettano delle sfide di cambiamento enormi. Ci sono delle sfide a livello nazionale che stanno trasformando questo paese, e c'è bisogno sempre di più, come diceva anche Fulvio, di un dialogo aperto, diretto, franco con la gente, con gli iscritti e gli elettori. Quindi il nostro impegno è quello di stare il più possibile tra le persone, stare il più possibile tra la gente, nelle strade, ed essere trasparenti. Quindi quell'invito che tu dicevi, dove verranno spesi i soldi, come verranno fatti, noi in realtà lo facciamo, ma lo possiamo fare meglio, perché dobbiamo rendere trasparenti tutte le spese, ricordando sempre, perché quando qualcuno ce lo dice, che noi ci autofinanziamo. Almeno qui a Bologna, dobbiamo dirlo con orgoglio, il 97% delle spese del partito sono autofinanziate grazie alle feste dell'unità che voi fate, e so
che vi comporta difficoltà e so che vi comporta un impegno gravoso, ed è per questo che vi dovremmo ringraziare tutti quanti. E le feste dell'unità fanno parte di uno dei nostri canali di autofinanziamento, attraverso anche le cene di autofinanziamento che voi fate, mi rendo conto, sempre più dense e numerose in vista della campagna elettorale. Però questa è la parte bella della politica: mantenere la passione e l'idealità per quello che facciamo. Pensateci quando andiamo a votare il 23 novembre, perché dobbiamo veramente rendere l'Emilia Romagna la locomotiva del cambiamento in Italia e in Europa. Grazie a tutti quanti, buona giornata.